Pronto, pronto. Buonasera, vi chiedo la cortesia di accomodarvi. A me stasera tocca la parte un po' più tecnica di quella che vi chiama dentro o vi butterà fuori alla fine. Buonasera a tutti. Per chi non avesse ancora il piacere di conoscere, sono Cristina Ghiringhello, sono il direttore di questa Confindustria, Confindustria Canavese. Diamo il via ai lavori per il festeggiamento dei 70 anni di questa Confindustria. Io non voglio abbassare i toni, però purtroppo questa notte è mancato un nostro imprenditore, Carlo Ferrero, dell'Osai di Parella, un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere quasi 20 anni fa. Volevo dirlo perché mi sembra giusto, anche se forse inopportuno in un nostro festeggiamento, ricordare Carlo. Io ho annunciato che devo fare la parte tecnica, quindi intanto vi volevo dire che spero tutti quanti voi abbiate ricevuto una borsa in ingresso dove trovate una guida a chi siamo, a dove siamo, alle persone che saliranno sul palco questa sera e anche il perché abbiamo deciso di coinvolgere delle scuole del nostro territorio per fare alcune attività con noi, perché crediamo tanto nel rapporto scuola-impresa e quindi per loro è un'ottima occasione per sperimentarsi sul campo. Dentro a questa borsa trovate anche una pubblicazione, Strategie per il Canavese, che è stata espressamente fatta per questa occasione, e per le aziende associate una celebrazione con una stampa creata ad hoc da un artista, appunto dei 70 anni di Confindustria, e ognuno la interpreterà a modo suo. Questo pomeriggio sarà diviso in tre parti. Dopo i saluti istituzionali e l'intervento del Presidente Egea, ci sarà una prima tavola rotonda, ci sarà un'intervista del Presidente Fabrizio Egea e ci sarà una terza parte dedicata ai giovani imprenditori, perché questa sera celebriamo anche i 40 anni di Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese. Purtroppo noi abbiamo dovuto cambiare programma due volte in questo periodo. La prima volta perché Riccardo Donadon qualche giorno fa ci ha chiamati perché nel pieno del roadshow della quotazione in borsa della sua azienda H-Farm, ci ha mandato una lettera che leggeremo dopo, ma purtroppo non può essere qui con noi. E alla fine della scorsa settimana abbiamo ricevuto la telefonata da Roma che anche il presidente Squinzi non ci potrà raggiungere questa sera perché è bloccato in Expo col presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quindi ha avuto la premura di farci avviare un video non solo di saluto ma un video dove dialogherà col presidente Fabrizio Egea su un paio di questioni nazionali, penso per tutti quanti molto care. Io devo fare solo una nota organizzativa prima di iniziare. Come penso sappiate tutti, avete visto dal programma, sempre qui nella sala adiacente, intorno alle 20, si terrà la cena per voi imprenditori. Per chi non l'avesse ancora fatto, c'è comunque tempo fino alle 18 per registrarsi al banco qui fuori, perché ovviamente quelli del servizio del catering del ristorante si devono organizzare con il numero dei tavoli. Io vi ringrazio, chiamo Carlo Della Pepa, il sindaco della città di Ivrea, a portare il suo saluto. Prego Carlo. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. È un onore per me salutare questo congresso di amiche, amici e tante persone che hanno lavorato per il nostro territorio. E quindi è veramente un piacere essere qui a festeggiare i 70 anni di Confindustria. Un saluto particolare a Fabrizio Egea, che sta in questi anni lavorando con Confindustria e portando
la sua impronta alla vostra associazione, ma anche un saluto a tutti gli altri presidenti che lo hanno preceduto e che hanno lavorato per il nostro territorio. Pensare che 70 anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, alla fine di un periodo così problematico, buio, complicato, tre realtà industriali del nostro territorio, una è conosciuta da tutti, l'Olivetti, l'altra è una società che possiamo definire artigianale come la tipografia Giglio Toss, e poi una realtà cooperativa, quindi tre ambiti diversi, abbiano voluto dare origine a Confindustria, a cui poi subito nell'immediato si sono aggregate altre aziende che poi questa sera saranno anche ricordate e premiate. In realtà poi la storia di queste aziende è stata diversa, con alterne vicende, alcune si sono ripensate, si sono ricollocate nel mondo del lavoro. Quello che volevo sottolineare è la vostra capacità che avete avuto in questi anni di ripensare. Siamo di ripensarvi e ripensare le vostre strategie aziendali. Siamo passati, lo sapete meglio di me, attraverso tante crisi, alcune più locali, altre più generali, ma quello che è importante dire è che questo territorio in questi anni è stato in grado di ripensarsi, è stato in grado di trasformarsi. Dalla grande azienda, dalla grande industria si è passata a una dimensione più piccola, più contenuta, ma sicuramente ricca di innovazioni e di tecnologia. Ed è per questo motivo che quando abbiamo iniziato a discutere di piano strategico della città metropolitana, abbiamo pensato come amministratori di partire dagli industriali, di partire da quelle realtà produttive che in qualche maniera potevano andare a disegnare il futuro del nostro territorio. Con molti di voi in queste settimane, in questi mesi, abbiamo iniziato a lavorare. L'importante delle istituzioni, a mio avviso, è essere attenti a chi ogni giorno affronta le sfide produttive e tecnologiche sul nostro territorio. Confindustria Canavese è stata capace di ripensarsi, a mio avviso, per due motivi. Uno, per il background industriale, formativo che aveva, ma il secondo motivo, a mio avviso, è perché è stata in grado di studiare e cercare di leggere il territorio. In questi anni, e parlo come amministratore, le ricerche che Confindustria ha voluto fare sul nostro canavese sono state estremamente puntuali e estremamente importanti, e secondo me, oltre ad aver aiutato chi amministra a ridisegnare il mondo imprenditoriale, sono stati, a mio avviso, molto utili anche per le vostre realtà per ricollocarvi, per ripensare le vostre aziende. E ad esempio, e qui saluto anche uno dei gruppi che è nato più recentemente, grazie anche al lavoro di Confindustria e del gruppo che si è occupato di territorio, di turismo e di cultura, il nostro territorio ha riscoperto questa vocazione. La sta riscoprendo con delle difficoltà come in tutti i settori, ma sicuramente uno dei lavori più importanti di quest'anno, di questi anni, è stato quello appunto di scoprire questa identità turistica e culturale del nostro territorio. E di questi giorni, l'avete letto sui giornali, un altro frutto della sinergia che c'è stata in questi anni tra istituzioni, tra il Parlamento, tra amministrazioni comunali e Confindustria, sul riconoscimento, almeno sui primi passi, del riconoscimento della zona burocrazia zero. Sappiamo tutti
il peso della burocrazia sulle aziende, sulla possibilità di sviluppo economico. Secondo me questo è sicuramente un primo passo, dobbiamo essere ostinati come i canavesani sanno esserlo per tradurre in cose fattive e pratiche questa possibilità di ridurre la burocratizzazione per lo sviluppo delle vostre aziende. Ecco, c'è una cosa che bisogna dire chiaramente. Il legame con il territorio non deve essere però un legame sterile, autocentrato. Il legame con il territorio deve essere un legame che apre al mondo. E entrando, facevo la battuta a Matteo Olivetti che stava presidiando la P101, penso che il simbolo più importante possa essere la P101, cioè un prodotto, un primo personal computer che nasce sul territorio ma che serve alla NASA per andare sulla Luna. Ecco, io penso che da questo punto di vista dobbiamo avere anche l'orgoglio di guardare al resto del mondo, con la storia, con le tradizioni, ma anche con la coscienza delle capacità che sono insite in voi e nelle vostre aziende. Da questo punto di vista non mi scandalizzo se i giovani prendono e vanno via. Se i giovani vanno a studiare a Torino, a Milano, nel resto dell'Italia, nel resto del mondo, se fanno delle esperienze al di fuori di questo territorio. Ma è molto bello pensare che questi giovani, quando hanno fatto queste esperienze, possono tornare su questo territorio e qui trovare lo spazio, il luogo fertile dove poter sviluppare le loro idee e la loro capacità imprenditoriale. E qui saluto il gruppo di giovani industriali, sicuramente il ringraziamento è a loro, in questi anni ci sono stati molti stimoli reciproci. Ringrazio per il loro lavoro fatto con le scuole, la capacità di insegnare una capacità imprenditoriale all'interno delle nostre scuole, cosa che chiaramente è molto difficile trovarle nei programmi curricolari. Ecco, questa necessità di avere luoghi dove sviluppare delle idee, secondo me si rappresenta molto bene nella creazione di quella scheda che è Arduino. Arduino richiama questo legame col territorio, ma guarda al futuro, guarda a tutte le nuove tecnologie informatiche di questi giorni, anche la presentazione da parte di Olivetti di una stampante tridimensionale. Ecco, da questo punto di vista la capacità di questo territorio anche di superare le crisi e di reinventarsi. E quindi una grossa vicinanza, un grosso abbraccio anche a quelle realtà industriali che in questi anni hanno sofferto, che magari stanno ancora soffrendo dal punto di vista industriale per i loro sforzi, per l'importanza di quello che fanno. Due ultimi pensieri. L'amministrazione di Ivrea in questi anni, grazie anche alla Fondazione Olivetti e alla Fondazione Guelpa, ha cercato di lavorare per riconoscere Ivrea patrimonio dell'umanità. Voi sapete, vedete laggiù anche una mostra. Noi stiamo cercando di candidare Ivrea come patrimonio dell'umanità, ma questa non è un'operazione retro, non è un'operazione di nostalgia. Questa operazione vuole riscoprire i valori, tutti quelli che voi incarnate nelle vostre imprese, nelle vostre attività economiche, ma vuole guardare anche al futuro. Vuole dire al mondo quali sono i valori che hanno caratterizzato l'industria canavesana
e vuole in qualche maniera provare a riutilizzare questi contenitori per dare spazio a idee innovative, a start-up innovative, a occasioni, come dicevo prima, per i giovani di trovare qui dei luoghi dove poter ripartire e creare le loro idee. E poi permettetemi un'ultima considerazione, che è un riconoscimento di uno dei vostri meriti, e che è la vostra responsabilità umana e sociale. Lo sapete meglio di me, nel momento in cui tutte le mattine aprite la vostra azienda avete di fronte una responsabilità estremamente grande nei confronti dei lavoratori, delle persone, dei vostri collaboratori, delle persone che lavorano con voi e per voi. Ecco, da questo punto di vista anche qui dobbiamo fare degli sforzi, dobbiamo far sì che non siano solo delle limitate idee economiche e di profitto e di guadagno a caratterizzare le nostre e le vostre scelte. Il lavoro fa parte integrante dell'essere donne e uomini. Da questo punto di vista penso che sia doveroso per tutte le istituzioni, a iniziare dai comuni per quanto è loro potere, essere a voi vicini in questa responsabilità. Sicuramente sono dei momenti difficili, sono dei momenti in cui anche si iniziano a intravedere dei piccoli segnali di ripresa. Insieme con la vostra intelligenza, con i vostri sforzi, ma anche con le istituzioni che possano favorire le vostre realtà industriali, si può ripartire. Dobbiamo crederci. Oggi è un giorno di festa e le feste, come sapete bene, sono dei momenti in cui ci si ferma, si scambiano quattro battute, si sta insieme, ma poi si ricostruisce proprio da questa festa la voglia di ripartire con maggiore entusiasmo. E quindi l'augurio che io faccio è di continuare questo lavoro fatto in questi anni, di crescita, di condivisione delle vostre iniziative con il territorio e con le istituzioni, sapendo che solo facendo sistema, solo mettendo insieme le nostre intelligenze, potremmo in qualche maniera ridare un futuro al nostro territorio. Grazie per il vostro lavoro. Porta ora il saluto della città metropolitana, Francesco Brizio. Grazie. Buongiorno a tutti, io porto il breve saluto della città metropolitana, il saluto di un'istituzione, devo dire neonata, che ha in realtà pochi mesi di vita, in occasione di un compleanno invece così importante, perché qui festeggiamo 70 anni di attività di Confindustria Canavese. Quindi c'è questo legame che mi piace sottolineare di un'entità che ha radici profonde, che sono le radici della provincia di Torino, ma che muove i primi passi in un contesto di modifiche istituzionali molto significative. Io qui, proprio in questo breve saluto, tengo un po' a ricordare quello che è il senso e il significato della città metropolitana, che sta avviando il suo percorso. Al centro di quelle che sono le sue funzioni prevalenti vi è proprio il tema dello sviluppo economico. Vi è, da un punto di vista della programmazione, attraverso quello che è il piano strategico triennale che sarà chiamato a costruire, lo ricordava bene prima Carlo, si sta già lavorando anche nel territorio canavesano, quindi vi è un obiettivo di definizione di una strategia di medio periodo. Vi è anche per il lavoro di supporto a quello che è lo sviluppo economico del territorio, al settore delle imprese, soprattutto al settore delle imprese più innovative. Questo è uno degli obiettivi strategici della nascente città metropolitana e mi pare importante poter sottolineare qui. L'altro tema di grande significato è quello legato all'informatizzazione, quindi altro tema credo che su cui vi sia molta attenzione dal mondo industriale, anche da quello canavesano. Quindi questo in qualche modo è lo spirito con cui porto il mio saluto personale e ovviamente quello del sindaco Fassino a questo vostro importante momento di incontro, a questo significativo compleanno, occasione di riflessione come sempre sulle prospettive industriali del territorio in questa fase, come ricordava prima Carlo, di ripresa economica.
e devo dire in conclusione non posso che ringraziare Fabrizio Gè, il lavoro che tutti voi fate, anch'io come Carlo ho visto in questi anni l'importante lavoro anche di studio che Confindustria ha fatto mettendo a disposizione del territorio, degli amministratori locali, un contributo anche da questo punto di vista particolarmente importante e significativo. Quindi è un mio un grazie veramente sentito, un augurio che questo sia un compleanno positivo in una fase, ripeto, in cui si scorgono segnali di ripresa, in cui si torna a parlare in modo importante anche di riprodurre nel nostro paese, di riprodurre in Italia, di tornare a produrre in Italia, di tornare a produrre quindi anche questo nostro canavese. Quindi questo è l'augurio sentito. Buon compleanno a tutti e a presto. Grazie. E chiamiamo sul palco l'onorevole Francesca Bonomo che porta saluto del Parlamento. Grazie Francesca. Buon pomeriggio a tutti e buona meritata festa. Veramente io voglio ringraziando il lavoro fatto in questi 70 anni e ringraziare appunto il lavoro fatto dagli imprenditori che giorno dopo giorno hanno lavorato, i lavoratori che sono stati appunto impiegati in queste importanti imprese del territorio e anche chi ha avuto appunto il coraggio di rappresentarvi nel passato e chi sta con coraggio anche rappresentandovi adesso e quindi ha attraversato anche insieme a voi negli anni le difficoltà e anche i momenti di gioia che hanno caratterizzato appunto questi 70 anni di vostra attività. Io veramente sarò molto breve perché penso che oggi appunto i protagonisti di questa festa siate voi, le persone appunto che in questi anni hanno lavorato qui e hanno impiegato il loro tempo e il loro ingegno e le loro capacità per poter investire su di sé ma anche sugli altri. E quindi vi farò solo due brevi considerazioni. Una che appunto riguarda il nostro livello territoriale, il nostro territorio, e una nazionale. Perché sinceramente intanto è stato già ricordato anche prima dal sindaco della Pepa, ma sentir citare appunto il nostro territorio anche dal nostro Premier proprio due settimane fa, non come appunto un territorio ricco di problematiche, ma anzi come un territorio che ha capacità di innovare e soprattutto, vi cito le parole appunto, un territorio che ha avuto la forza e che ha le persone che hanno la forza di immaginare un futuro che altri non avevano neanche immaginato. L'ha descritto così proprio citando quello che è stato il lavoro fatto 50 anni fa nel programma 101, che sicuramente appunto riguarda il passato ma ha lanciato anche questo territorio appunto e la conoscenza di questo territorio al di là appunto del territorio stesso e l'ha lanciato nel mondo. Ma ancora adesso questo territorio appunto continua ad immaginare e a andare lontano e a immaginare il futuro. Infatti la piattaforma Arduino è di nuovo nata da questo territorio e da questo territorio sta dando contributi appunto in tutto il mondo. Però questo territorio è anche un territorio che è capace ed è stato capace di trasformarsi, a passare appunto dalla grande impresa alla piccola media industria, ed è capace sempre di innovare e di anticipare anche alcune trasformazioni, alcune semplificazioni che sono necessarie. Magari in questo appunto un esempio molto importante anche di un lavoro di squadra che è stato fatto tra istituzioni, comuni e gli imprenditori è proprio il risultato di questa zona burocrazia zero che partirà da una sperimentazione proprio da questo territorio, perché questo territorio è un territorio che vuole gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo e questo è un altro modo con il quale appunto in questo periodo sta cercando di fare sinergia e di dare anche delle sue capacità un contributo poi per tutto il territorio ovviamente della città metropolitana ma anche della regione Piemonte. Infatti poi l'allargamento di questa sperimentazione potrebbe essere potenzialmente appunto allargato a tutta la regione.
Però penso che appunto le capacità di queste persone, delle persone che fanno parte di questo territorio, il coraggio di voi imprenditori, non può essere sufficiente se il sistema paese e quindi le istituzioni non vi accompagnano e non facilitano il lavoro che voi fate giorno dopo giorno. Ed è per questo appunto che il secondo passaggio lo farei proprio sull'attività che stiamo cercando di fare come governo, ma anche come Parlamento, per accompagnare anche questa crescita, seppur debole, che c'è, ma che stiamo cercando di agganciare appunto insieme. In particolare appunto in questa legge di stabilità c'è stata una maggiore attenzione proprio per quello che sono delle misure che potranno facilitare le aziende. Ve ne cito solo appunto due o tre delle riforme, diciamo, che aiuteranno. Si parlava appunto prima di innovazione, quindi la deduzione al 140% dell'innovazione appunto sui macchinari è una cosa che ovviamente vi porta e porta a credere nell'innovazione e nel rinnovamento anche degli strumenti di impresa, ma soprattutto una riduzione del gettito sia sui cittadini che sulle imprese, a partire appunto dalla riduzione anche dell'IRES. Ma alcune misure saranno ovviamente indicate anche rispetto alla possibilità di utilizzare anche al di fuori, diciamo, del patto di stabilità proprio per i comuni, anche ad alcuni investimenti che ovviamente avranno anche ricadute sul territorio e quindi ricadute anche sul tessuto imprenditoriale. Ma non ultimo, oggi si festeggia Confindustria, ma si festeggia anche i 70 anni appunto del gruppo Giovani, che è un altro pezzo importante. Penso che, scusate, i 40 anni lo facevo ancora più grande, ho alzato la posta ai 40 anni del gruppo Giovani. E io penso che con un'altra misura, ad esempio, sia sicuramente grazie a Garanzia Giovani, alcuni ragazzi in questo periodo sono riusciti appunto anche a mettersi in gioco sull'autoimprenditorialità, ma anche ad essere inseriti in percorsi formativi e di tirocinio appunto all'interno delle imprese. Ma penso anche che un'altra grande opportunità sia stata la decontribuzione che è stata riconosciuta appunto per la stabilizzazione dei contratti, sia tutte le crescenti, ma anche la trasformazione dei contratti a termine in contratti appunto a tempo indeterminato, cosa che abbiamo confermato anche in questa legge di stabilità, anche se andrà pian piano ad essere ridotta. Queste sono solo alcune, diciamo, delle misure che penso che possano aiutare insieme a prendere questa opportunità della crescita da un lato, e dall'altro lato penso che come attività che si sta facendo insieme con le istituzioni si possa ridare anche un po' di credibilità al Paese per poter riuscire a guadagnare anche maggiori investimenti qua, ma anche maggiori opportunità per le nostre imprese che continuano a crescere anche diciamo rispetto all'export, ma anche in altri investimenti all'estero. Con questo veramente io termino il mio intervento, anche perché appunto in un giorno come questo penso che il compito principale della politica veramente sia quello di stare seduti ad ascoltare quelle che sono le vostre necessità e poi tentare appunto insieme, facendo sinergie, facendo strategia, di mettere insieme appunto i pezzi, le capacità e le potenzialità per poter costruire appunto un futuro ancora più bello a questo territorio, ma non solo a questo territorio, ma grazie anche alle capacità di questo territorio, al Paese e anche forse un po' di più. Grazie a tutti e buona festa. We'll be right back.
acciaio vivo che prende forma come per incanto, le nostre idee che si realizzano in un computer, i nostri sogni che diventano realtà, la linea dritta della serra, un fiume che attraversa una città, le nostre torri, i nostri castelli, la nostra storia, le nostre fabbriche, i nostri laboratori, i nostri macchinari, montagne, ghiacciai, laghi, sapere, storia, arte, uomini, donne, noi. Signore, signori, benvenuti a Confindustria 70. Benvenuto da parte di tutti i nostri fantastici imprenditori e delle loro famiglie che sono presenti in sala. Benvenuto da parte di tutti i presidenti che mi hanno preceduto e che sono qui con me oggi. Benvenuto da parte delle aziende che 70 anni fa hanno fondato Confindustria e che 40 anni fa hanno creato i giovani imprenditori. Benvenuto agli esponenti del sistema Confindustria, e per molti di loro è la prima volta in Canavese che sono qui per festeggiare i nostri 70 anni. E benvenuto ai rappresentanti dei tanti enti e istituzioni che sono qui oggi. Grazie, grazie per aver voluto condividere con noi queste emozioni e che oggi sia un bellissimo momento di festa. Provate a chiudere gli occhi per un attimo. Non sentite i rulli che trasportano le macchine da scrivere pronte per essere imballate e spedite? Il ticchettio dei tasti che vengono provati e riprovati per eliminare i difetti? Il campanello del fine riga? Il ruotare delle rotelle per far uscire il foglio? La custodia che si chiude? Siete in un luogo che ha fatto la storia, in un'impresa che ha fatto la storia. Un'impresa che non era soltanto 70.000 dipendenti in oltre 30 paesi del mondo, l'icona della macchina da scrivere prima e il secondo produttore mondiale di personal computer poi, ma che era anche e soprattutto i valori degli asili nido per i bambini, dei quartieri per i dipendenti, dei giornali di fabbrica, delle biblioteche circolanti, del movimento di comunità, la terza via tra il socialismo e il capitalismo, gli stessi valori nei quali è nata e cresciuta questa Confindustria. Nel 1945, in un mondo sconvolto dalla guerra e nel quale le autorità alleate erano convinte che l'industria italiana non ce l'avrebbe fatta a risollevarsi, è in quei valori che si ritrovano alcuni imprenditori stretti intorno all'Olivetti quando, il 26 del mese di ottobre, oggi, si recano nella Camera del Lavoro di Ivrea per darle la vita. Ed è in quei valori che continua a credere Confindustria quando, con una crescita continua e costante, arriva ad abbracciare tutto il territorio del Canavese. Ed è ancora in quei valori che si ritrova quando è chiamata a superare una prova estrema, quella di un territorio che, unico in Italia, con la crisi dell'Olivetti ha dovuto e saputo passare dall'80% dei suoi addetti nella grande impresa agli 80% degli addetti nella piccola e media impresa. E sono proprio quei valori, e non gli immobili di via Gervis, portatori di una cultura d'impresa che ha permeato una città e un intero territorio, che oggi sono candidati a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Valori che sono la storia, il sentire comune e il DNA di questa Confindustria. Una Confindustria oggi più che mai orientata al bene del suo territorio, al bene delle persone che ci vivono e ci lavorano, al bene delle imprese che qui producono e qui vogliono continuare a produrre. Una Confindustria aperta, una Confindustria che costruisce, una Confindustria tesa al futuro.
una Confindustria fatta di uomini fieri di essere imprenditori, fieri delle loro imprese, fieri del loro lavoro, fieri delle loro persone, fieri di essere canavesani, italiani e europei al tempo stesso. Questo è il Canavese che c'è qui oggi, in un luogo simbolo della storia dell'industria italiana. Tutto questo è bellissimo e io sono onorato di rappresentarlo. Oggi si chiude la fase 1 di strategie per il Canavese e si apre la fase 2. Con la pubblicazione di 10 anni di studi e ricerche sul territorio, infatti, sentiamo la necessità di essere oltre. Non più fermi su studi e ricerche che sono un patrimonio di questo territorio e che possono rappresentare gli elementi di un piano strategico, ma proiettati verso un vero e proprio piano industriale del Canavese. Un piano industriale che proponga in termini chiari le iniziative prioritarie, le loro ricadute sul territorio, le tempistiche di realizzazione, le risorse necessarie e le possibili fonti di finanziamento. Un piano industriale basato sugli assi di intervento industria, infrastrutture, formazione e turismo. Questo è quello che ci chiedono le imprese. E ce lo chiedono perché oggi non si compete più tra singole aziende, ma tra piattaforme territoriali e sistemi paese. E i territori che vogliono essere attrattivi devono avere fascino, essere seducenti. Sì, le parole sono volute. E anche una ferrovia può essere seducente. Il territorio non è un elemento estraneo alle scelte degli imprenditori e il bene di un territorio è il bene delle sue imprese. Ecco perché nella prima parte della giornata di oggi parleremo di capacità di attrazione dei territori, mentre nella seconda parte dialogheremo di sistema paese. Ed ecco il perché dell'insistenza sull'importanza del fare squadra, del sentire comune, del gioco di squadra. Un esempio? Zona a burocrazia zero. Una giornalista la scorsa settimana mi ha detto: è un bellissimo regalo, sembra fatto apposta per Confindustria 70. È vero, le ho risposto. La mia è una Confindustria fortunata. È fortunata perché ha giocato questa partita in squadra, sul livello nazionale. Grazie, onorevole Bonomo, per il lavoro silenzioso svolto insieme. Sul livello regionale, grazie all'istituzione Regione Piemonte, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista tecnico, e sul livello territoriale. E qui è sin troppo facile dire grazie ai nostri sindaci. Questo significa fare squadra, e una squadra, quando gioca insieme, vince. Adesso l'obiettivo è far sì che questa misura non rimanga un freddo permesso a costruire, ma che diventi una bellissima casa. Per fare questa casa ci serve la prossima sfida, la banda larga. Tutto questo per dire che Confindustria fa politica ogni giorno, non fa politica di partito, non vuole in alcun modo sostituirsi alla politica della rappresentanza, ma svolge il proprio ruolo istituzionale all'interno del sistema paese e dei sistemi territoriali. Giochiamo sullo stesso campo verde, ma facciamo sport diversi. E dobbiamo fare del nostro meglio per vincere le nostre partite e avere un mondo migliore. Questo sforzo, questo modello e, perché no, questo sogno significano l'esperienza, la tradizione, l'etica, il pensiero condiviso e i valori morali di questa Confindustria. Avere un sogno, avere una visione, trasformarla in realtà. Ne vale la pena. Buona festa a tutti e grazie. Eccomi di nuovo qui. Io vi ho anticipato prima che Riccardo Donadon non può partecipare a questa tavola rotonda, però ci ha mandato una lettera, ci ha mandato una mail
qualche giorno fa e mi ha chiesto la cortesia di leggervela, quindi mi sembra doveroso, prima di salire sul palco, di chiamare sul palco i relatori, darvene lettura. Riccardo dice: «Oggi avrei sinceramente voluto essere insieme a voi per festeggiare i 70 anni di Confindustria Canavese, ma il progetto di quotazione in borsa della mia azienda è nel rush finale, per cui non sono proprio riuscito a ritagliarmi il tempo per raggiungervi. Venire nella terra in cui hanno preso vita prodotti rivoluzionari, come quelli che si sono sviluppati grazie all'intuito di Adriano Olivetti, o dove, in tempi più recenti, è venuto alla luce un altro primato italiano nel mondo, l'open source Arduino, significava un'immersione totale in un luogo che per me ha un altissimo valore simbolico. L'azienda che rappresento, H-Farm, si pone l'obiettivo di lavorare con persone di talento per far nascere progetti importanti, stimolando in particolare i giovani a credere nelle proprie forze e capacità, a mettersi in gioco per realizzare idee innovative. Sento una forte affinità con il canavese che, anche se con declinazioni diverse, già decenni fa si poneva obiettivi simili. Adriano Olivetti credeva infatti nei giovani e nelle loro attitudini individuali e creava le condizioni per valorizzare l'intelligenza e la capacità delle persone. Noi abbiamo la sua stessa ambizione. Lo facciamo in maniera diversa perché i tempi sono cambiati, ma il concetto di base è lo stesso. Noi incoraggiamo anche la gente a tornare alle sue radici, a creare imprese rivoluzionarie in vecchi edifici, senza costruire fabbricati nuovi e lavorando in un modo migliore. In Canavese esistono edifici che fanno parte della storia industriale del paese che meritano di rinascere e vivere una vita nuova. Anche per questa ragione sono convinto che il Canavese abbia caratteristiche e potenzialità che si trovano in pochi altri luoghi al mondo. Potenzialità che vanno coltivate e sviluppate. Da diverso tempo si dice che l'Italia deve ripartire e quindi anche il Canavese deve ripartire. Non siamo la Silicon Valley, qui non nascerà un nuovo Facebook, ma ci sono tante microimprese che con tecnologie e conoscenza possono traghettare le grandi aziende nel XXI secolo. E per fare questo bisogna detassare l'investimento da parte delle industrie tradizionali nelle piccole realtà innovative. Un altro punto chiave per lo sviluppo di un territorio è la semplificazione delle procedure. L'economia corre veloce e non può attendere i tempi della burocrazia. Un ottimo esempio sono le zone economiche speciali. Perché non fare diventare il vostro Canavese una di queste, puntando sulla vostra vocazione speciale con regole semplificate? Vi auguro buon lavoro e prometto che verrò a trovarvi la prossima volta che avrete voglia di invitarmi. Riccardo Nadone. Grazie. Prego, io chiedo la cortesia a Sebastiano Barisoni, a Marco Gai, Fabrizio Maiorana, Ermanno Rondi e Fabio Vaccarono di accomodarsi qui sul palco. Grazie. A voi la scena. Grazie. Scusate, ma sono zoppo, allora chiamo i relatori. Grazie a tutti, grazie Presidente. I relatori li conoscete, sono il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco Gai, se gli fate un applauso. Fabrizio Maiorana di Six Sigma Management East Europe, Fernando Ronde del gruppo Incas e Fabio Vaccarono di Google Italia. Grazie. Fabio, ecco. Allora, ci sono più poltrone una volta tanto che ospiti, perfetto. Presidente, complimenti per la relazione, molto ispirata. Lei formalmente fa l'imprenditore, in realtà è un attore, no? Nel senso che se vuole, quando finisce mandato, un posto in radio glielo troviamo con la voce che ha. Allora, vediamo se ho capito bene i temi di questa giornata e oltre della vostra festa che ci mancherebbe. Rapidissimo, il contesto congiunturale lo conoscete meglio di me, ma vale la pena ricordarlo. Siamo di fronte a un inizio di ripresa, non voglio polemiche su questo, ripresa forte, ripresa debole, c'è un inizio di ripresa e dopo 13 trimestri di calo del PIL c'è la barzelletta di quello che cade dal grattacielo, gli chiedono a metà come va e lui risponde fin qui tutto bene, però siamo messi un po' meglio di questo. Cioè c'è un segnale di ripresa che dovrebbe consolidarsi anche nel 2016, fin qua siamo nei titoli dei giornali. Secondo me c'è un altro elemento che sta un po' sfuggendo, e non dovrei dirlo io, ma è il crollo del mito dei BRICS. E qui arrivo perché di cosa parla Barisoni dei BRICS per il locale? No, perché se ragioniamo di locale, di territori che si mettono in competizione, dobbiamo guardare tutti i territori. Fino a 4 anni fa Brasile, Russia, India e Cina
erano un riferimento insormontabile, quasi deprimente, anche per i nostri territori, quindi per le territoriali di Confindustria, perché si diceva non riusciremo mai a competere con loro, cerchiamo un po' di internazionalizzare lì, di portarli qui. Attenzione che negli ultimi 6 mesi il mito dei BRICS sta venendo meno, ma non tanto per un rallentamento cinese che c'è tutto, ma insomma il Brasile è in recessione e non si capisce bene quando ne uscirà, la Russia ha dei problemi tutti suoi di geopolitica, la Cina sta rallentando sotto il 7%, vuol dire che loro non riescono a garantire il passaggio campagna città che avevano pianificato, e soprattutto non si capisce bene come riusciranno queste economie a traghettarsi, a autotraghettarsi nella fase di economia anche di consumo, oltre che di trasformazione. Perché lo dico? Perché una volta che vengono meno alcuni finti miti, un po' più di orgoglio identitario può anche crescere. Questo non per lisciare il pelo al canavese, a Ivrea, ma per far capire che chi di voi è qui e si è beccato la peggiore recessione da quando esiste questo paese come Repubblica, beh, è vivo, vuol dire che qualche anticorpo ce l'aveva. E se nel frattempo vediamo che adesso che c'è un tentativo di ripresa obiettivamente che si sta strutturando e vanno in difficoltà altri paesi che sembravano delle locomotive inarrestabili e che gli è finito il binario, beh, anche qui partiamo da qualche elemento di orgoglio, sapete che non sono un ottimista per definizione, però per dire gli elementi, gli anticorpi, i punti di forza ci sono. Dopodiché si tratta di non farsi mai da soli, in questo paese è campione mondiale. E vengo in maniera quasi a caduta libera ai temi del Presidente che venivano evocati, cioè come si rende più competitivo un territorio. Va benissimo che i territori vengano messi in competizione, ricordiamoci questo cosa vuole dire, però vuol dire che se il canavese si mette a competere con altri territori lo faranno col canavese, in maniera sana, corretta, senza aiuti, per territori intendo dire i territori italiani, ma ragioniamo di euro in questo caso. Ultimo aspetto e poi mi taccio. Tutto questo sta avvenendo nel momento in cui, e quindi esco dalla congiuntura, a livello proprio storico e di struttura, siamo di fronte veramente alla tanto evocata anni fa, ma mai veramente vista, terza rivoluzione industriale. E anche qui la terza rivoluzione industriale va presa per quello che è, non è un bene, ma non è priva di rischi. Torno al ragionamento di prima, le stampanti in 3D, veniva citato da Donadone, H-Farm, e quello che sta facendo, o la capacità che hanno alcune grandi imprese o medie imprese italiane di investire in innovazione e ricerca, magari non con degli spin-off, ma finanziando proprio le start-up sul territorio. Questa è una sfida totale, ma attenzione che così come Ivrea ne avrà un vantaggio enorme, perché una volta, insomma, prima della terza rivoluzione industriale, o tu ti collocavi, anni 80, 90, 2000, nei grandi centri urbani, e quindi in Italia voleva dire Milano, Roma e poco altro, Torino forse, là dove transitavano le idee c'era uno scambio continuo, trovavi i capitali, c'era la finanza che si univa alla manifattura, se stavi fuori, noi siamo stati bravissimi a fare il modello della piccola e media impresa di territorio, però se stavi fuori eri isolato. La terza rivoluzione industriale con la banda larga a cui faceva riferimento prima il Presidente ti permette di essere in competizione uguale che tu sia Ivrea o che tu sia Manhattan, che tu sia Shanghai o che tu sia ad Asti. Il problema è avere le infrastrutture e avere la banda larga, perché se no quello che è un vantaggio, come certe medicine, se le prendi oltre la dose ti uccidono, non ti salvano. Quello che è un vantaggio diventa la segregazione ancora più forte rispetto a prima, perché mentre prima altri territori marginali diventano competitivi, tu che eri marginale e resti ancora più marginale e sprofondi in una marginalità che prima condividevi con altri territori, adesso non più. Ecco perché la sfida è più affascinante, ha più potenziale a mio avviso per chi sta in provincia, ma, e quindi lontano dai grandi centri urbani, ma è anche più rischiosa, perché se non lo fai sprofondi veramente nell'oblio. Questo per non lisciare per la sala, ma anche per dire che le sfide ci sono e ci sono tutte. Come si affronta la terza rivoluzione industriale? Qui avete accanto a me, e ne parleremo, chi fa impresa, chi ha un modello, e mi riferisco a Google e quindi a Vaccaronno, che alcuni hanno voluto, mutatis mutandis, identificare o ricordare nel suo parallelismo con quello che fece Adriano Olivetti qui, e parleremo anche di come deve cambiare la testa dei manager e degli imprenditori quando tu affronti la terza rivoluzione industriale, le filiere di catene comando, la gerarchia, il follow up delle idee e da dove devono arrivare queste idee.
Però vorrei partire con Marco Gai, proprio perché voi festeggiate i 40 anni, Confindustria Canavese i 70, tutto è cambiato, voi siete reduci da una relazione molto importante, non mi riferisco alla parte politica che in questo momento lascerei in secondo piano, a Capri per il convegno dei giovani imprenditori. Partiamo dal mettere in competizione, non in rete in questo caso, ma in competizione i territori. Area burocrazia zero e banda larga, in un paese normale, dovresti dire, sono cose a portata di mano. Ecco, su questo, senza voler criticare la manovra finanziaria, sarebbe troppo lungo, a mio avviso c'è ancora un po' poco. Gai. Beh, buongiorno innanzitutto e grazie dell'invito. Anche perché essere qui a parlare di territorio e di futuro in un territorio che ormai qualche anno fa il futuro l'ha costruito e ha dato un impulso alla realizzazione della modernità che oggi conosciamo è un privilegio, ma è anche una responsabilità per tutti noi imprenditori, perché non si può vivere dei fasti del passato, ma da lì bisogna, con la consapevolezza di avere un patrimonio a disposizione, costruire quello che è il futuro. Allora, io parto da una riflessione veloce che sicuramente la competizione di territorio è importante, ma mi piacerebbe più iniziare a ragionare su una competizione nazionale su base europea, perché stiamo facendo un ragionamento, secondo me, che si sarebbe dovuto fare qualche anno fa, cioè come rendere tutti i nostri territori competitivi, ognuno con le sue peculiarità, in un momento in cui però la competizione è assolutamente spostata sul paese Italia con gli altri paesi all'interno dell'Unione Europea, e da lì capire che ruolo si ha non solo in Europa ma poi in un contesto un po' più globale. Però torno al territorio, ma questo secondo me deve essere un punto di arrivo e di partenza per poi fare qualsiasi altro tipo di discorso, perché se risolviamo il problema in un territorio piccolo, grande a piacere, poi ci rimane un problema strutturale un po' più intenso. Beh, allora iniziamo dalla banda larga. La banda larga, parlare di banda larga in questi termini mi sembra un po' come parlare quando parliamo di start-up, quando parliamo di innovazione. Noi finalmente abbiamo scoperto che le start-up sono un fatto e che la banda larga è necessaria. Il resto del mondo ha scoperto che le start-up sono un fatto e la banda larga è necessaria 4-5 anni fa. E quindi questo è tutto da recuperare, perché l'eccellenza di un territorio, del capitale umano, del capitale industriale e imprenditoriale di questo territorio oggi non può prescindere dal fatto di essere collegati, non dico dall'altra parte del mondo, che sarebbe banale, ma a 100-200 chilometri di distanza, se il modello industriale di sviluppo deve essere, a mio giudizio, del distretto, ma del distretto diffuso, del distretto di filiera, dove la competenza e l'eccellenza di un territorio, della produzione di questo territorio, deve poter lavorare con gli altri territori senza discontinuità. E da qua anche in giro per il mondo, perché sono assolutamente d'accordo che per anni si è insistito sul fatto di tenere poche menti eccellenti sui nostri territori e mandare le produzioni nei famosi BRICS, boomerang che ci è tornato indietro, e secondo me ci è tornato indietro nel momento migliore in cui potesse tornarci indietro, cioè durante una crisi globale, perché se ci tornava indietro durante un periodo di espansione, per noi sarebbe stato un problema al cubo come minimo, perché avremmo avuto una crisi nel momento in cui tutti gli altri crescevano. Noi abbiamo accusato il doppio colpo, infatti la crisi in Italia è stata più forte che negli altri paesi europei, ma oggi finalmente, e qua vado alla seconda parte della domanda, abbiamo una vera opportunità, che è un grande rischio, ma una vera opportunità, cioè il mondo si è reso conto di avere bisogno dell'Italia, perché tutti vogliono il Made in Italy. E forse noi imprenditori ci stiamo rendendo conto che su questa partita ci possiamo giocare il valore aggiunto delle nostre produzioni, vale a dire non possiamo scontrarci sulla quantità di tondini fatti al minuto o all'ora, ma possiamo scontrarci sulla peculiarità e sull'eccellenza e sulla tipicità del tondino che produciamo, che è diverso rispetto a tutti gli altri. Per far questo ci va tecnologia, ci va personalizzazione, ci va banda larga, e quindi questo è un punto che sicuramente nella finanziaria è un po' manchevole, perché è inutile dire che c'è, ma dall'altra parte c'è la presa di coscienza, secondo me, fondi strutturali, clausole di sviluppo e piano Juncker, che tutto insieme, scusate il tecnicismo, fa 5 miliardi e leva 11, di cui 7 per il sud,
e il delta rimanente per il nord, per il centro-nord. Quindi parliamo di 11 miliardi di euro che potrebbero essere destinati allo sviluppo. E mi sembra una cifra considerevole. Poi anticipo già il fatto che qualcuno potrebbe dire ci sono sempre stati. Oggi però non solo ci sono sempre stati, ma magari abbiamo la consapevolezza che bisogna usarli, e gli imprenditori, il discorso del Presidente Egea sta in questa direzione, non solo vogliono che vengano usati, ma sono in prima linea per condividere le metodologie per usarli. E quindi è un bel cambio di paradigma. Zona burocrazia zero. Secondo me, per certi territori che hanno subito un percorso di deindustrializzazione sono necessari, e sono territori come questo, secondo me, il prototipo per far sì che poi si possa dimostrare che le zone a burocrazia zero, o meglio con una burocrazia funzionale all'industria, possono esistere. E trovo sensato partire da un territorio forse più piccolo che può avere più capacità di risposta imprenditoriale per andare lì, perché è il territorio su cui si può sperimentare dell'innovazione, un bel laboratorio. Credo che un territorio come questo, come molti altri ci sono, ma come questo, l'open innovation possa trovare un punto d'eccellenza, cioè il match fra la startup innovativa e la PMI, che insieme fanno innovazione per avere il prodotto che compete di più, che è un termine di nuovo che inizia a vedersi all'orizzonte, però grazie a banda larga e magari territorio a burocrazia zero può essere veramente fatto un laboratorio. E lì secondo me ci giochiamo la partita la più importante, perché vorrebbe dire andare sul mercato con produzioni, prodotti e servizi riconosciuti per la loro marginalità del made in Italy, ma sicuramente non copiabili da nessun altro. E questa è la forza dell'impresa italiana e anche del giovane imprenditore. Qua oggi festeggiamo i 40 anni dei giovani imprenditori del Canavese, che quando sono nati avevano un contesto del tutto diverso da quello che c'è oggi, perché qua c'era Olivetti, che era un motore eccezionale, cioè era un motore che trainava buona parte dell'economia. Allora, due cose, sì, a parte il fatto che mi ha scritto un ascoltatore che la banda larga in questo momento nel paese ce l'aveva solo l'ANAS, e devo dire che forse aveva, meglio non forse averlo, aveva anche, forse aveva anche ragione, però... Giusto per non lisciare la sala, attenzione che sulla banda larga, ne parliamo spesso con Telecom, e con Telecom perché è l'incumbent e quindi è quella che dovrebbe caricarsi nelle intenzioni del governo l'onere maggiore. Loro come risposta fanno notare, e in questo hanno ragione, che anche gli imprenditori, e qui attenzione, stiamo parlando di una parte di Olivetti, probabilmente non riguarda tanto il tessuto di impresa di Ivrea, però hanno un utilizzo di internet che è ancora delle volte assolutamente lacunoso. Pensate che abbiamo fatto una statistica recentemente con Nessun, l'80% delle imprese fallite in questi 5 anni di crisi non era digitalizzato, cioè non era presente, cioè, o se era presente lo era come se fosse una brochure scannerizzata sul sito, che non vuol dire che se utilizzi la tecnologia non fallisci, però vuol dire che hai tantissime possibilità in più di fallire se questa non ce l'hai. E delle volte lì va detto che quando andiamo a vedere nelle imprese chi e come vengono utilizzate le possibilità che offre la tecnologia, delle volte restiamo delusi, soprattutto, non voglio generalizzare, però quando scende dalla fascia medio grande impresa alla fascia piccola impresa. Allora lì forse anche Confindustria, il primo richiamo che ho, dovrebbe spingere, c'è cioè Confindustria digitale, ci confrontiamo spesso per, e su questo c'è una pressione per alfabetizzare, se mi passi il termine Gaia, ancora di più gli imprenditori. Sì, questo è un punto che diventa un problema, perché io non nascondo il fatto che, chiacchierando con molti miei colleghi in passaggio generazionale, lasciamo stare le prime generazioni che volente o nolente ci sono dentro, la tecnologia la usano, chi è in passaggio generazionale qualche problemino, così ce la diciamo tutta, di vecchie generazioni che stampano ancora le mail e le firmano prima di passare agli uffici, ce l'abbiamo. Però l'impatto che come associazione dobbiamo avere è proprio nel far capire gli strumenti, e far capire gli strumenti si fa solo tramite casi in cui la digitalizzazione dell'azienda, la digitalized economy, ha un impatto sulle produzioni e sugli ordinativi, perché il resto è un po' nebuloso. Il fatto di avere la mail che arriva direttamente dalla produzione al magazzino
sì, ho risparmiato dei passi, no? Adesso la brutalizzo, ma il fatto di far vedere che ha un impatto su logistica, produzione e poi delivery delle merci, magari con l'e-commerce, questo certo. È tutto un altro impatto. Compito delle associazioni farlo presente, c'è da dire che è compito anche dell'imprenditore o dell'impresa e del manager, perché poi non è che è solo sempre l'imprenditore di lasciare un po' strada alla possibilità di errore, che secondo me nella fattispecie può essere veramente marginale rispetto al fatto di non tentare la strada dell'innovazione interna, perché poi l'innovazione uno pensa sempre che sia faccio il prodotto diverso, magari l'innovazione è metto in rete le mie sedi e ho un magazzino condiviso, no? Con gli stock, e quindi è un percorso tutto da cogliere, però bicchiere mezzo pieno, io invece sono un ottimista di natura, se no forse non farei impresa. Bicchiere mezzo pieno, noi partiamo da una condizione di, passatemi in termini, arretratezza rispetto agli altri, quindi noi possiamo partire già dal livello alto e questa è una reale opportunità. È quello che in economia si chiama l'effetto araba fenice, cioè che tu rinasci un po', come brutto ricordarlo, come il Giappone e la Germania del dopoguerra, che quando tu rinasci perché parti da condizioni che è stato raso al suolo, sviluppi un'industria, in quel caso, un caso di storia, molto più moderna dell'industria britannica, che nessuno aveva bombardato, ma proprio per questo ebbe molti più problemi di ammodernarsi. Quindi è vero quello che dice il Presidente, cioè siamo in ritardo, anche perché quando citi chi stampa le mail, io stampo le mail, per cui dovrei stare zitto, però siamo in ritardo, ma se ti posizioni adesso non devi fare tutti i passaggi di remodellamento che hanno fatto gli altri. È il vantaggio che ti dà arrivare per ultimo con l'effetto araba fenice. Venendo invece a chi ha fatto un investimento in Italia, e mi riferisco a lei, dottor Maiorana, volevo citare una cosa però che forse il comitato di pietra, presidente Gea, di questa, perché quello che rende attrattivo un territorio, e lì vorrei però una risposta anche a Maiorana, sono sicuramente tutto quello che avete ricordato, burocrazia, più che il fisco, proprio la burocrazia. Proponemmo 7 anni fa una Bassanini per le imprese, non ci seguì nessuno. La Bassanini, cioè chi ha la mia età se lo ricorda cos'era prima della Bassanini, andare all'anagrafe a sentire dire uno che ti diceva tu sei tu, no? E ti diceva anche lei e lei, e avanti così, ecco. Cioè, la Bassanini ha cambiato il modo in cui il cittadino si rapporta alla pubblica amministrazione, l'autocertificazione. Chiedevamo solo quello, che l'imprenditore potesse partire, fatti salvi i controlli basilari, vigili del fuoco e sanità, e poi i controlli arrivassero, impatto ambientale, arrivassero con l'impresa già aperta, autocertifichi che sei in regola, vai nel penale come avviene per il privato, è ovvio che non puoi cambiarmi la legge però ogni anno, perché se no faccio prima autodenunciarmi, ma tu fai partire l'attività. Io non conosco imprenditori che mettono a rischio la loro fedina penale per un impatto ambientale, ma intanto parti, e conosco però un'Italia in cui se c'era da sversare liquami, tutti i 42 passaggi di autorizzazione non sono serviti a nulla, perché poi basta andare in certe aree del paese per capire cosa è stato fatto. Per cui sull'autocertificazione, sullo snellimento burocratico andate avanti. No, il convitato di pietra, secondo me, è la formazione che diamo ai giovani del territorio. Cioè in un mondo globalizzato, io vengo a investire qua anche perché ancora il nostro tessuto di istruzione sta tenendo. Però attenzione, questa deve essere una sensibilizzazione collettiva, non può essere solo del pubblico o solo del privato. Io capisco che l'imprenditore pensi più alla burocrazia perché ci muore di burocrazia e pensi più agli elementi di carattere fiscale sugli investimenti, gli ammortamenti, bene ha fatto il governo. Però ancora questo è un paese, glielo dico Presidente, in cui noi continuiamo a dover dare notizie, io sarei veramente stufo di dare notizie, in cui, mettiamo così, quando io ero ragazzo prendevo un brutto voto e mio padre mi menava, che non è proprio un metodo Montessori, poi le conseguenze si sono viste. Ma sarei anche stufo di dare notizie di genitori che menano l'insegnante che dà un brutto voto al figlio. Perché non si va da nessuna parte in questo modo. Cioè o noi torniamo a dare una cultura anche del merito come cultura, sennò la vostra fatica sarà doppia. Cioè voglio dire, se tu hai un figlio che prende un brutto voto, cioè, accetta che è mona. E poi la genetica ti aiuta a capire perché, ok? Che chiaramente è colpa della madre. Siamo tutti a posto. Però dico, accetta qualcosa, capisci? Perché se continuiamo a dire sì è mona, però devo tenere in azienda, sì è mona, ma deve passare, sì, allora non riusciamo, il merito non lo introdurremo mai.
e nei territori, però magari è una mia idea, magari voi investite per altri motivi, la competenza e il know-how italiano, quando vediamo il cervello in fuga, basta questa cosa del cervello in fuga. Onorevole, sa che l'unica categoria, mi sono reso conto, che non ha il cervello in fuga è la politica? Anche i giornalisti. Però basta con i cervelli in fuga. Anche qui, lo dico alle mamme presenti in sala, ma che è sta storia, mio figlio per andare a lavorare è dovuto andare a Shanghai? Che culo! Cioè, deve stare qua, va a Shanghai, c'è di tutto, si diverte, mi fermo qua perché non voglio... Ah. Ma non torna più a casa a mangiare, ma che è questa cosa che le mamme italiane sono tutte master chef? Si mangia da cani nelle cucine delle mamme italiane ogni tanto, ma fateli andare fuori i figli, torneranno globalizzati, con competenze, con il senso del merito, basta questa cosa che mio figlio per lavorare deve andare a distanza, ma meno male, non ti reggeva più, fatene ragione comunque. Al di là di questo, no, veramente... Perché se no ragioniamo di globalizzazione, territorio in competizione così, e poi quando arriva nel nostro, nel particolare, è però l'insegnante cattivo è minamento, è però questo qua dovuto andare a studiare fuori, non si va da nessuna parte così, se vogliamo mettere il territorio in competizione. Chiudo con questo inutile parentesi e chiedo a lei che cosa vi ha convinto a fare una scelta di investire in Italia. Ma dunque, noi abbiamo iniziato a investire in Italia, però contemporaneamente abbiamo anche, c'è da dire che abbiamo anche aperto In altri territori europei. Un anno fa, questo era un grosso gruppo, diciamo, è un grosso gruppo americano che doveva far partire la divisione europea. Avevamo davanti 50 paesi, è stato un esercizio abbastanza semplice, abbiamo messo su un simulatore, come si fa un simulatore per vendere un prodotto, invece abbiamo messo nelle colonne di Excel 50 paesi. No? Quindi devo dire che non c'è stato, l'Italia ne è venuta fuori male, mi dispiace dirlo, però riporto un caso reale di vita vissuta, poi posso essere anche un po' scomodo. Non c'è stato però un tassello di quella scelta che ha predominato, non è un discorso di tassa sul lavoro, né un discorso solo di burocrazia, ognuna di questa roba ha contribuito fortemente. Ci sono degli elementi che contribuiscono in maniera molto pesante, però quello che è venuto fuori nello scegliere, diciamo, il paese dove mettere una divisione europea e dove anche poi investire, diciamo che in questa scelta ha contribuito molto un insieme di particolarità. Poi, dovendo far nascere la stessa azienda che veniva decisa in un ufficio a Phoenix in Arizona e si doveva decidere in questi 50 paesi europei dove far nascere, diciamo, le prime sedi, devo dire che l'Italia non veniva fuori positiva, però c'era un discorso mio personale di passione, di voglia, no? Che ho sempre per il discorso italiano. Gli elementi caratterizzati un po' sono stati detti, sono sempre quello. Avete scelto l'Italia nonostante il simulatore? No, dunque l'Italia, la sede europea noi l'abbiamo fatta nascere a Londra. Avete taroccato il simulatore italiano? No. L'azienda europea noi l'abbiamo fatta nascere a Londra. L'azienda europea noi l'abbiamo fatta nascere a Londra per diversi motivi, e vorrei sottolineare che la parte fiscale è uno dei, ma non è, diciamo, l'elemento predominante. Sul discorso burocrazia si dice tanto, soprattutto ci si batte, però ci sono degli elementi che sono molto forti. Direi che è venuta fuori molto bene la Polonia, estremamente positiva la Polonia, è venuta fuori molto bene l'Irlanda, è venuta fuori molto bene il Netherlands, ripeto, non per problemi puramente fiscali. Far nascere la sede a Londra, credo che sia... ci sia voluto 6 ore o 8 ore. Più o meno. Per non parlare di quello che significa le condizioni, diciamo, fiscali per il primo anno, la partenza per le start-up. Però c'è un elemento importante che viene fuori e che è venuto fuori in questa simulazione, sulla parte che devono fare le banche.
Le banche, io adesso l'ho toccato un poco con mano e lo continuo a toccare, in questo momento noi stiamo lavorando, dei 50 paesi che noi tocchiamo, stiamo lavorando su fondamentalmente nei primi 12, perché i primi 12 hanno il PIL, diciamo hanno il 75% del PIL di questi 50 paesi e sono quelli che noi conosciamo. E quindi mi fa molto piacere il discorso sui BRICS, eccetera, perché ci sono paesi molto forti. E allora, quello che volevo dire è la parte delle banche. Le banche, notiamo delle differenze enormi, strutturali, nel come approcciano l'impresa e la start-up. Cioè, molti paesi sono assolutamente usciti da un discorso, direi quasi un po' borbonico, che hanno le banche, siccome ti do il fido, dimmi tu quanto ci metti. Ed è un discorso da cui assolutamente dobbiamo uscire. Invece, dimmi quanto è valida l'idea, e allora ti riduco un po' il rischio. Cioè, ci sono dei paesi dove, e questo lo viviamo tutti i giorni, l'Inghilterra per esempio ha funzionato così, se l'idea è molto valida, io il rischio te lo annullo quasi, anzi te lo porto quasi a zero se l'idea è valida. E non mi interessa tu che nome hai o che origini hai, perché se l'idea è valida, un ragazzino con le tasche sfondate, in certi paesi, soprattutto del nord Europa, ha grandissime possibilità di far partire una start-up senza investimenti iniziali, senza alcun appoggio iniziale, dove però troviamo ancora oggi delle banche, delle grandi banche, che anziché chiedermi quanto metti di leva, dicono non solo mi piace l'idea, ma entro dentro anche nello sviluppo commerciale, probabilmente ti passo anche dei clienti e probabilmente sto... Non funziona? Figurati. Oh, grazie. Quindi, no, si è sentito quello che ho detto prima? Sì, sì, in sì, parte, sì. Insomma. Sarebbe preoccupante. Sarebbe preoccupante se rimasti in silenzio fino ad ora. Insomma. Quindi, diciamo, tocchiamo l'aspetto della burocrazia fondamentale, tocchiamo l'aspetto di che cosa significa far nascere un'azienda, tocchiamo l'aspetto delle tassazioni fondamentali, che non sono soltanto le tassazioni sul lavoro, perché non è quello, ma è la tassazione... sono le tassazioni quelle della parte bassa del conto economico che impattano, vorrei toccare questo tasto, e poi soprattutto il ruolo delle banche stiamo notando, quindi una grandissima diversità di come si comportano le banche, ritorno ancora sul discorso Polonia, nel sviluppare e nell'appoggiare le imprese, soprattutto le start-up, le nascite, eccetera. Ma questo è interessante perché assieme al tema della burocrazia, questo è un altro tema che non si riesce a venire a capo, perché è vero che i criteri di Basilea ci penalizzano un modello imprenditoriale come il nostro, fatto di piccole e medie imprese sul territorio, è vero che gli stress test e chi li guida sono stati più vocati a salvare le banche del centro-nord Europa che non alle banche, nel senso che se tu investi in derivati, titoli di Stato, ne esci bene, se dai soldi a un'impresa ne esci, hai bisogno di mettere da parte più capitale per essere molto sbrigativi, però poi all'interno di queste regole ci sono dei paesi in cui i sistemi bancari aiutano di più le imprese e altri meno. Allora, fermo restando che devi rivedere, a mio avviso, Basilea, devi rivedere anche il modo in cui fai gli stress test, perché Deutsche Bank le va passati, guarda come è messa adesso, capito? Per cui c'è un problemino lì dentro di matrice eccessivamente mittel nord europea, però poi nei paesi singoli, a parità di campo da gioco, alcune banche lavorano e riescono a finanziare idee. Allora non ci si può, non vorrei che le banche si ritraessero solo dietro Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3 la vendetta. Occorre che le banche tornino a fare le banche, non so più come dire ogni volta, no, ma i prestiti stanno aumentando, dipende dove, perché prestare ai grandi, medi va bene fino a un certo punto. I prestiti aumentano, vengono dati, ci sono banche che danno prestiti assolutamente anche senza garanzie, in alcuni paesi non italiani, mi dispiace dirlo, lo so che magari sto dicendo qualche cosa un po' così. Però è vero, per cui è inutile che io chiedo un contributo economico all'imprenditore e questo mi dà garanzia, perché comunque ho creato un incaglio futuro, ho creato una sofferenza futura, ho creato un fallimento. Noi dobbiamo uscire dal concetto di a me, indipendentemente da quanto è valida l'idea, voglio una partecipazione o voglio un grande sforzo da parte dell'imprenditore. Se l'idea è fallace, non è che se l'imprenditore mette l'80% quell'azienda soffrirà, quella sarà un altro fallimento che stiamo iniziando a vedere un nuovo fallimento. Quindi... Sì, lei non sa forse che noi eravamo andati anche più avanti nel modo di, cioè non solo si chiedeva di mettere un qualcosa di proprio, ma in alcuni casi si chiedeva di comprare azioni della banca stessa, sì, che è un'evoluzione, sì, del capitalismo italiano, ma voi non siete ancora arrivati, delicato. Ma prenderete lezioni anche su questo. Però
Io non ho capito una cosa, Maiorana, ma perché avete investito in Italia? Perché se sulla burocrazia... Ma allora, perché c'è un tema abbastanza importante che forse prima si è velatamente toccato durante i discorsi, diciamo, introduttivi. Non vorrei metterla in chiave romantica. Noi viviamo, diciamo, un mondo in cui le velocità di assuefazione dei nuovi prodotti, delle nuove idee, sono diventate esasperate, cioè ogni roba che entra nel mercato dopo un secondo diventa già vecchia, per cui c'è un grande passaggio, e mi collego a quello che lei diceva prima, c'è veramente una grande rivoluzione industriale che tocca soprattutto le idee, cioè stiamo uscendo fondamentalmente da un momento in cui si insegue il mercato e stiamo entrando in una fase in cui si crea il mercato. Ed è per questo che l'Italia può farla da padrone, cioè l'Italia ha sicuramente, io questo lo vedo anche con tanti cervelli italiani fuori, hanno una marcia in più nell'avere idee, nell'inventare strategie, nell'inventare, quindi la fantasia, la capacità imprenditoriale che ha questo paese, che comunque ha creato la moda, che comunque ha creato il fashion, che comunque ha creato della roba, in un momento in cui bisogna farlo il mercato anziché inseguirlo, ha un suo plus, e forse questo è un elemento che dobbiamo cavalcare. Quindi, se posso tradurre, se ho ben capito, nonostante la burocrazia e lo scarso ruolo del sistema bancario, per la capacità, diciamo, cultura italiana può sembrare, diciamo, troppo esteso, ma diciamo, per la capacità, per l'humus che voi immaginate e avete incontrato qui. Assolutamente, assolutamente, e troviamo delle valenze italiane che ahimè troviamo molto all'estero, purtroppo c'è stato in questi ultimi anni una emigrazione di idee, noi troviamo fantastici imprenditori italiani all'estero, certo, che hanno delle idee fantastiche che sono andate via dall'Italia. No, perché questo ti porta sempre a dire cosa sarebbe questo paese se tu avessi una burocrazia normale, media con l'Europa, non la migliore, e anche da questo punto di vista un sistema bancario, diciamo, che premia più il capitalismo delle idee che il capitalismo delle relazioni e dei salotti, che questo però è un altro film. Rondi, lei invece ha un progetto molto importante, perché se ho ben capito, Biella 2020 l'obiettivo? Anche qualcosa più in là magari, ma comunque c'è, certo, 2020 è il più vicino. Sì, non volevo mica portare le sfide, no. Dico no, 2020 come obiettivo industriale, cioè io le auguro, certo, che certo, l'obiettivo vada avanti fino al 2050, 2070. Certo. Non mi prenda per, cioè è vero che siamo vicini all'inizio di novembre, però non siamo ancora al 2. Allora, mi racconta il progetto Biella in transizione, mi piace molto la cosa della transizione. Sì, ma è la, se volete, la saga del buon senso, nel senso che per spiegare Biella in transizione bisogna partire togliendo dal tavolo due falsi miti, e cioè la crisi che ci ha colpito è particolarmente crudele con noi, quindi noi siamo diversi, questo vale per Biella, vale per Ivrea, vale per Sassuolo, vale per Schio, vale per Vicenza, e l'altra è che da qualche parte c'è una bacchetta magica con cui con una cosa risolvo tutto. Quindi, tolte queste due cose dal tavolo, bisogna cominciare a guardarsi attorno, perché poi la trasformazione c'è sempre stata. Il mondo è sempre stato fatto di trasformazioni. Nel passato le trasformazioni ti costringevi a farle con le guerre. Adesso c'è la tecnologia che ti costringe a fare della trasformazione, c'è una rivoluzione in giro per il mondo. Allora, ci siamo detti, benissimo. E allora, se non c'è la bacchetta magica e se noi non siamo diversi dagli altri, che percorso possiamo fare per cercare di guardarci dentro e capire che strada fare? E allora siamo partiti dicendo, innanzitutto proviamo a interrogare la gente e capire che cosa ne pensa. E da lì è partito un progetto Delphi gestito dal professor Rullani, con l'obiettivo proprio di fare una fotografia di ciò che la gente pensa, perché se è un qualcosa che non è legato a un singolo, dobbiamo capire qual è la media del pensiero per sapere dove andare. E quello che ne è uscito è stato qualcosa di molto interessante, perché nessuno, poi magari al bar uno dice se ci fosse la vecchia Olivetti, o se ci fosse FCA che investe qui, o se ci fosse qualcos'altro, ma poi
quando gli vai a chiedere ma allora che cosa si potrebbe fare, si comincia a pensare alle cose che si stanno facendo e scopri che in realtà la trasformazione e il cambiamento è già in atto, ma non lo sappiamo. Ecco, quello che abbiamo fatto noi è stato cercare di mettere in fila le cose che si stavano facendo e dargli una connotazione. Vogliamo tradurlo in un modello? Ecco, Biella in particolare era l'esempio del distretto. Cioè io guardo questa foto da un osservatore assolutamente attento perché ci vivo dentro, Biella, ma non essendo un tessile la vedo in un modo più disincantato, diciamo così, o meno interessato, no? Biella è stato l'archetipo del distretto, monofocalizzato, tutto che lavorava in una certa direzione, ed è stato una fortuna immensa negli anni passati, perché ha creato da un insieme di piccole, micro e medie aziende una grande impresa che era il distretto. Poi questa cosa è finita perché ha cambiato il mondo, ma non è cambiato solo per noi. Scusate, chi viveva in un luogo dove c'era la Kodak non c'è più. Nokia ha pensato di far telefonini ed è sparita, perché oggi per far telefonini devi fare software. Quindi ci sono dei cambiamenti che ci sono comunque, no? E allora non è più un distretto il futuro, ma è un poliedro di cose che devono convergere verso un unico obiettivo. E da lì siamo andati a vedere, benissimo, quali sono i vari progetti? Il primo era, occhio che il tessile non è mica finito, continua con dei modelli diversi. Prima si parlava della terza rivoluzione industriale, che viene chiamata industria 4.0, che è ancora un'altra roba. Ma se non la trasporti dentro anche all'impresa tradizionale, sei sicuro che quella cosa lì finisce. Il retail, con l'avvento dell'e-commerce e della multicanalità, fra un po' ci diremo c'è la crisi del retail, ma ragazzi siamo andati avanti con due fette di salame sugli occhi se non vediamo che cosa sta succedendo. Ma come faccio ad accompagnare questo cambiamento sapendo che il tessile ci sarà, che accanto al tessile ci saranno degli altri settori? Per esempio nella nostra area c'è il food, chi l'avrebbe mai detto che a Biella c'è un food che cresce? L'abbiamo battezzato fashion food perché poi queste due cose qui si sposano abbastanza bene. Abbiamo visto per esempio che c'era un progetto in Nuce che stava cercando di rivitalizzare il centro della città, perché una volta il cittadino viveva nel centro della città, ci si ritrovava al sabato, credo che Ivrea non sia diversa perché era così anche Torino e lo era anche Milano. E poi questa cosa qua si è persa perché abbiamo fatto gli outlet e quindi l'agorà della città è diventato l'outlet, no? Però sempre nel nostro territorio scopriamo che abbiamo gli spazi aziendali che sono dispersi su tutto il territorio e quindi non attirano nessuno, che se li portassimo in centro della città faremmo rivivere la città, e questo è il primo modo per far capire alla gente che c'è un cambiamento e si riporta ad area della speranza. Poi, l'avete sentito prima dal dottor Maiorano, l'Italia è ricca di creatività. Biella sembrava l'archetipo della non creatività. Poi scopri che a Biella c'è Michelangelo Pistoletto con Città dell'Arte, io non so se è un grande artista, sicuramente dal punto di vista marketing è grandissimo. Con il Terzo Paradiso sta sconvolgendo il mondo e ce l'abbiamo lì. La cracking art, l'avrete vista tutti i vari tartarughe, pinguini, foche e quant'altro alla Biennale di Venezia, è lì. Allora non è vero che non c'è della creatività, però bisogna farla emergere. Le start-up, noi abbiamo una banca con Sella Lab che sta sponsorizzando le start-up. Occhio a non fermarsi lì, perché una start-up fine a se stessa è un candidato al fallimento. Una start-up invece integrata in un tessuto imprenditoriale che trova magari anche qualche altro sponsor, sì, e quindi comincia a fare integrazione fra queste due cose, è un motore di sviluppo fortissimo. Il turismo non è
per un settore, per un'area come il nostro, un veicolo di economia, ma è assolutamente un veicolo di cambiamento, perché per fare turismo significa che ti devi aprire, che devi lavorare sull'attrattività, che devi lavorare sulla connettività, e allora ben venga a lavorare sul turismo per ottenere questi tipi di risultato. E lasciatemi dire, last but not least, io poi sull'education ci spendo molta parte del mio tempo con Confindustria, non dimentichiamoci della formazione, il futuro lo costruisci lì, quindi se dobbiamo fare degli investimenti veri facciamoli lì, perché è lì che crei le persone che seguiranno il domani. Oltretutto teniamo presente che nelle nostre imprese avremo sempre meno bisogno di low skill e sempre più di high skill, dove per high skill non si intende la persona che sa progettare il pistone in tutti i dettagli, ma persone poliedriche che hanno una visione completa del mondo e che forse privilegiano di più quelli che sono i soft skill che non gli hard skill, perché il mondo sarà sempre più complesso e avremo bisogno di persone che sono in grado di integrare i vari aspetti, come in questo disegno macro che vi ho fatto e quello che stiamo cercando di fare a Biella. Qual è stato il risultato di questo studio? Semplicemente fare emergere questo disegno. Oggi tutti hanno in testa il disegno, le istituzioni per prime, e stanno lavorando in una stessa direzione. Ci vorrà del tempo, ma ci arriveremo, perché poi oggi stiamo parlando di crisi, stiamo parlando di tutta una serie di cose, ma è un momento anche fantastico per ottenere dei cambiamenti, per fare delle cose utili per il futuro, per costruire un domani diverso dalla fabbrica che ci hanno rappresentato nel passato. No, grazie molto per questa testimonianza. Perché modestamente vi leggo la concretezza che è di questi territori, ma anche la visione. Ora io mi rendo conto che è difficilissimo raccontare e figuratevi dare delle ricette per un cambiamento secolare come quello in atto. Diffidate sempre da questi guru che arrivano e ti spiegano che era quello che diceva la fine della storia, Fukuyama, poi abbiamo beccato di tutto, altro che fine della storia. E la fine del lavoro, Rifkin, non so, secondo me spacciano un po', nel senso che non mi hanno mai convinto fino in fondo. Alla fine del lavoro siamo nel periodo in cui il lavoro è tornato ad essere il centro degli obiettivi di qualunque politica economica e tu mi parli della fine del lavoro. E vabbè, però è indubbio che sia difficilissimo avere delle ricette per raccontare un cambiamento come quello in atto. Si va, lo dico col massimo rispetto, un po' a tastoni, perché nessuno nasce imparato, come dicono a Roma, per cui si va a tastoni, si cerca di capire come coniugare nel caso specifico il modello distrettuale che sta evolvendo, 2.0, 4.0, non me ne frega nulla, il problema è che tu devi mettere in filiera verticale i distretti che prima erano abituati a essere delle isole, diciamo, a compartimenti stagni e non si parlavano. E la commissione di idee va benissimo, perché non dimentichiamoci mai che, lo ricordava prima Maiorana, da lì nasce poi la capacità di questo paese di avere un passo in più, una marcia in più, quando devi essere soft skilled, cioè avere una capacità di sostanzialmente modificare rapidamente. Del resto, nel momento in cui tutti siamo d'accordo che si sta passando da un'economia del possesso a un'economia dell'utilizzo, al di là della frase fatta così, vuol dire una cosa molto banale, lo ricordava prima qualcuno di voi, cioè la velocità, nel momento, quando il bene non è più status, e se ne sono accorti quelli che fanno auto o vestiti di fascia media o abbigliamento di fascia media, ma è possesso utilizzo, non è più possesso ma è utilizzo, è chiaro che questo bene sviluppa un tasso di fedeltà, o tu sviluppi un tasso di fedeltà verso il bene molto più basso, perché non hai status, non è tuo, lo stai solo utilizzando. È come affezionarsi alla tua macchina o affezionarsi a un taxi, se volete capire la battuta. Per cui la velocità dei processi è molto più alta, e lì c'è una riflessione da fare anche internamente alle imprese sulla lentezza in cui le nostre imprese stanno utilizzando l'e-commerce. Guardate che io capisco tutto, però siamo ancora troppo lenti, i dati che ci arrivano sono ancora deludenti sull'utilizzo dell'e-commerce, e sulla necessità di capire che questo aggiornamento purtroppo è un aggiornamento continuo. Facciamo tempo a fare un convegno, a stabilire quattro cose che fra due anni, chi l'avrebbe detto due anni fa, Guy, che stavamo a commentare la botta d'arresto dei BRICS, i BRICS erano ancora due anni fa, no, il grande spauracchio.
Chi naviga bene in questo cambiamento siete voi. Voi ci fate i soldi, ci fate i miliardi, come Google. E vabbè, bravi, non sono invidiosi. Poi dipende dove cavolo li pagate, questa ce l'avevo qua. Però, detto questo, a me un parallelo viene, non vorrei essere irrispettoso qui a Ivrea. Olivetti, quando fece la fabbrica che tutti adesso, il modello, non fece una fabbrica, che tutti adesso elogiano, si trovò contro tutti. Proprio anche disse queste cose, compresa la Confindustria del Tempo. Perché ci sono alcune associazioni che invece, e ne discutiamo spesso con me, invece che diciamo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dare all'associato la direzione, tendono a mantenere il consenso, questo lo fa anche la politica quando è negativa, e frenano sugli sviluppi. Perché lo dico? Perché adesso è facile dire che bravo che fu Adriano Olivetti, allora fu capito da alcuni e non capito da altri, andava a rompere i meccanismi e questo è il timore più grosso. Che qua si vogliono preservare i meccanismi, il mondo è finito da quel punto di vista. Però qualche parallelismo esiste, cioè a me ne vengono in mente due. A, grande capacità di leggere e velocità, non capacità, uno può essere capace ma lento, velocità di leggere il cambiamento, di andare a produrre quello che l'economia globalizzata chiedeva, dalla macchina da scrivere ti sposti ai computer, e destrutturazione delle gerarchie interne, il che non vuol dire che non c'è uno che decide. Ma vuol dire che tutto un insieme di passaggi interni vengono destrutturati. Se l'idea è buona, può essere buona del magazziniere, può essere buona del tuo vice, e grande fluidità nei rapporti interni. Ecco, voi su questi due principi avete fatto un lavoro enorme dentro Google. Ma sì, direi ci sono parecchi parallelismi, non soltanto questi. Credo che il fatto principale che porta a questi parallelismi è che abbiamo predicato lungamente e largamente che eravamo entrati nell'economia della conoscenza, salvo poi scoprire che l'azienda normale, la Global Corporation, anche di successo, era ancora organizzata come i tempi, anche in Italia, ai tempi di Carlo V. L'economia della conoscenza erano scambiata per l'economia di chi conosci, ma non è questo. L'economia della conoscenza è l'economia di quello che sai. Lo dico anche alle mamme e ai papà, chiudo la parentesi, Baccarano, prego. E quindi stavo dicendo questo convincimento, no? Quindi l'importanza del talento, del capitale intellettuale, poi dopodiché scoprire di essere organizzati ancora come nell'epoca fordista. Quindi credo che le similitudini sì, siano più di una. Innanzitutto la centralità della cultura, è anche un senso di appartenenza che mi sembra essere poi nel solco della migliore tradizione olivettiana. Sicuramente una grande propensione al rischio, questo è un tema italiano molto sentito, nel senso che noi stiamo entrando in un'epoca dello sviluppo economico globale dove il trial and error, il provare e sbagliare per imparare analiticamente dai propri errori non è del tutto coerente poi anche con culture latine dove invece la sanzione per l'errore può essere a tratti letale. E da ultimo, lo dicevi correttamente, abbiamo predicato per un sacco di tempo che bisognava essere intelligenti, laureati, fare investimenti su se stessi, e dopodiché a queste persone noi davamo dei contesti produttivi e lavorativi che non erano coerenti con la produzione di innovazione, di pensiero e di sviluppo. Io vorrei tornare sui punti che sono stati toccati in precedenza, perché desidero portare insomma, un punto di vista, credo, più possibile basato su fatti oggettivi. Noi possiamo avere l'impressione, vivendo in quest'epoca, che ne abbiamo viste ormai di tutti i colori, no? Grandi discontinuità produttive, necessità per le aziende di tenere il passo e così via. Io credo che non abbiamo visto ancora niente. Credo che se veniamo all'orizzonte temporale di IBL 2020, quindi essendo la maggior parte della platea fatta da imprenditori, ragionando su un orizzonte di piano, diciamo 3-5 anni, nel momento in cui vi sto parlando ci sono 2.8 miliardi di persone in rete sul pianeta in questo momento, 2.8 miliardi di persone su internet. Noi stimiamo che abbastanza realisticamente per il 2020 ci saranno almeno 5 miliardi di persone collegate alla rete. Ma qualcuno lavorerà a questo punto? Tutti quanti lavoreranno grazie alla rete, anzi è stato proprio calcolato che per ogni 10 punti di crescita in senso digitale di un'economia il tasso di disoccupazione giovanile aggregato scende di 2 punti percentuali. Quindi tornando anche al tema che toccavi prima della fine del lavoro, il lavoro non è affatto finito, nel senso che innanzitutto il lavoro è tirato dalla crescita. E se noi andiamo a vedere oggi l'economia del G20, il 25% della loro quota di crescita viene già oggi dall'economia digitale. C'è un gigantesco malinteso su che cosa è l'economia digitale, no? Prima si diceva cosa serve all'Italia per avere successo in questo nuovo tipo di epoca. Siccome immagino una forte densità ingegneristica o tecnico-scientifica, in matematica ci sono due tipi di condizioni. Ci sono le condizioni necessarie, e sicuramente l'infrastruttura, la banda larga, è una condizione necessaria, abilitante, fondamentale. Ma la vera condizione sufficiente sulla quale non si insiste abbastanza è la cultura digitale.
Noi continuiamo, rispetto a un mondo dove 6 miliardi di persone sono in rete, ad avere una visione straordinariamente divisiva e verticale del digitale. Pensiamo che ci sono questi fortunati della Silicon Valley, perché non è successo qui, ma è successo là, perché è successo in Israele, ma non è successo intorno a Pisa o nel canavese, che si espandono a una velocità più o meno significativa rispetto a me, che sono sfortunato e che sto magari in un settore tradizionale come il food o come l'abbigliamento. Questo è un gigantesco errore strategico, un gigantesco errore di visione. L'economia digitale, proprio per la sua pervasività, va immaginato come l'ecosistema orizzontale più grande della storia del business. Guardate, quale che sia il settore di cui vi occupate, vi faccio questa profezia: internet è il business di tutti quanti. Noi vivremo sempre di più immersi in un ecosistema dove i consumatori che abbiamo davanti, intanto per la prima volta nella nostra storia, nella storia della nostra azienda, ne sanno più di noi e come comportamenti sono più avanti delle organizzazioni che noi mettiamo in campo per servirli. Hanno in tasca uno scaffale portatile e un sistema operativo della realtà che consultano più di 100 volte al giorno. E qui torna un po' in auge la fortuna degli italiani. Noi siamo stati straordinariamente tardivi nella prima ondata di adozione del digitale. Oggi, che per la prima volta nella storia gli smartphone e le vendite in volumi degli smartphone hanno superato i computer e il numero di accessi alla rete anche in Italia da telefonini o da ex telefonini è diventata più elevata degli accessi da rete fissa, noi siamo tra i primi 5 paesi del pianeta, io lo dico con un certo orgoglio, poi rappresentando l'Italia in una grande multinazionale, tra i primi 5 paesi del pianeta è più elevata intensità di mobile internet. Allora, se noi facciamo lo sforzo di pensare che questo fatto qui è un fatto che ci riguarda enormemente, non abbiamo ancora visto niente, e che a partire dal nostro mercato domestico noi abbiamo una delle popolazioni più avanzate dal punto di vista della nuova ondata di internet, io credo che ci rendiamo conto che abbiamo un potenziale immenso. Che non stia questa mia dichiarazione nel libro dei sogni lo si evince da un fatto. Prendete il Regno Unito, che è un paese sul quale io sono abbastanza fissato, intanto perché è la seconda Google del pianeta. Sono il paese del pianeta dove il digital GDP per testa è il più elevato del mondo, anche più degli Stati Uniti. E guardate che il Regno Unito ha più o meno il nostro stesso numero di abitanti e più o meno il nostro stesso PIL. Loro hanno oggi in piano, a 2020, di estrarre il 20% del PIL di una nazione grande come la nostra dall'economia digitale. Quindi profetizzo 3 mestieri. Uno, quello della Startup Nation, e sono nel posto giusto per parlarne, no? Quindi l'idea di come facciamo a sviluppare sempre più business di successo che siano nativi del digitale. Secondo tipo di mestiere è riconvertire l'esistente per portarlo in un'economia di rete. Questa è la sfida forse per la politica, le istituzioni, il management, l'imprenditorialità italiana che più fa tremare le vene dei polsi. È stato calcolato a livello di Unione Europea, io frequento Bruxelles abbastanza assiduamente, siedendo nel board di Google Europa, che tra l'80 e l'85% nel 2020 di tutti i mestieri, di tutti i livelli, avranno alla base un set di competenze digitali molto robusto e molto importante. Ed è stato calcolato che per il 2020 in Europa, a proposito di creazione di lavoro, 1 milione di posti di lavoro non saranno coperti perché saremo in digital skills shortage. Quindi il tema della riconversione, l'assenza di profili formati per il digitale. Il tema della riconversione delle risorse che abbiamo al nostro interno, il tema della education, il tema della digitalizzazione della cultura, ecco la condizione sufficiente di cui parlavo prima, è un tema assolutamente prioritario. Terzo mestiere, creare un ecosistema di imprenditori che aiutino le imprese di ogni taglia a essere adatte e pronte a questa sfida. Chiudo dicendo che il digitale è un po' un paradosso per l'Italia, perché uno può pensare che francamente sia un mestiere per paesi più grandi, per paesi con un tasso di competenze tecnologiche più sviluppate dei nostri. Guardate, questa nuova epoca è una buonissima notizia per l'Italia, perché ci stanno dicendo che siamo in presenza della più grande vetrina di rappresentazione e distribuzione di beni, prodotti, servizi e cultura mai inventata dal genere umano. A me piace chiamarla Marco Polo 3.0. Noi con il nostro motore di ricerca, sapete, abbiamo alcuni miliardi di ricerche al giorno e le ricerche che i consumatori di tutto il pianeta, indonesiani, cileni, canadesi, fanno su beni e servizi del Made in Italy cresce a tripla cifra anno su anno. Ci hanno sempre detti siete geniali, siete eccellenti, siete bravissimi, ma siete dei nanetti. Oggi noi possiamo salire come nanetti sulle spalle di un gigante e tornare a prenderci lo spazio che ci compete. Guardate, io non sono mai stato nazionalista, come lo sono da quando rappresento Google Italia all'interno di una grande multinazionale. Sappiate che forse noi abbiamo delle aree di perfettibilità quando lavoriamo insieme come sistema. Non siamo mai stati bravissimi a fare sistema.
ma io vi posso assicurare che quando entriamo nelle boardroom internazionali come italiani, noi siamo preceduti da un'allure positiva, perché noi non siamo solo il paese del food, della moda e del ben vivere, noi siamo il paese di Leonardo, e credo che qui dentro chi ha lavorato all'Olivetti si fa un giro al MoMA vedendo quanti dei nostri prodotti sono ancora esposti lì. Penso che questo orgoglio col digitale possa riscoprirlo e riprenderselo tutto. No, sono d'accordo. Mentre l'ascoltavo, ti ascoltavo, perché adesso vorrei dire una cosa anche sul passato di Vacrono, ma niente di negativo. Però ho lavorato al Sole, quindi sono stati colleghi. Mi viene in mente che se l'imprenditore pensasse al digitale come a fine 800 si pensò ai primi motori a scoppio, no? Allora, poteva dire il motore a scoppio serve solo per i telai, così, o per qualche altra fabbricazione, per cui non usiamo più l'acqua, i mulini e il vapore. Il motore a scoppio lo usiamo per fare qualunque cosa. Cioè, se uno immagina, mutatis mutandis, non so se ti convince, però un'idea per cui il digitale non è che serve per produrre una cosa e fai l'economia digitale, è orizzontale a qualunque tipo di produzione, che tu faccia cibo e lo metti in rete e te lo chiedono e lo vendi online e superi il problema delle dimensioni, della logistica, dei capannoni, dei magazzini, della rete commerciale, o che tu faccia macchinari di precisione da milioni di euro l'uno, cambia niente, devi digitalizzare comunque la tua azienda, così come qualunque azienda vostra. L'elettricità è servita solo ad alcuni o serve a qualunque impresa? Ecco, il digitale è l'elettricità del futuro, ti serve se vuoi fare impresa, ma su questo attenzione che non c'è retorica, c'è proprio dato di fatto, ripeto, 80% delle imprese fallite in 5 anni di crisi senza presenza sul digitale. Se posso aggiungere un dato su questo, non potrei essere più d'accordo. Noi abbiamo fatto uno studio con Unioncamere, le aziende, anche piccole e piccolissime, che sono attive su internet, hanno un tasso di crescita dell'export che è di un ordine di grandezza più elevato rispetto a chi non sta su internet. 3 anni fa, quando sono stato insignito della responsabilità di guidare comunque una grande Google, che è Google Italia, il numero di aziende piccole e piccolissime in Italia che aveva un sito internet, stiamo parlando del certificato di esistenza in vita digitale, era la metà di quello della Spagna e del Portogallo. Per questo io dico che è un tema soprattutto culturale. Guardate, internet business is everyone's business. Potete pensare a qualsiasi settore, a qualsiasi funzione che avete dentro la vostra azienda, dal manufacturing con la rivoluzione dei makers, certo. Potete pensare ai meccanismi distributivi, non c'è bisogno di fare e-commerce, ma c'è bisogno di pensare che ormai al consumatore, di pensare che noi siamo organizzati con reti di vendita fisiche, filiali, siti e-commerce, non gliene frega più nulla. Pensate voi stessi all'ultimo vestito che avete comprato, all'ultima automobile che avete preso in considerazione. Voi saltate in modo agnostico più volte nell'ambito dello stesso processo d'acquisto da punti di contatto fisici a punti di contatto virtuali. Siamo solo noi che tendiamo a replicare all'interno delle nostre aziende la visione divisiva che abbiamo sui settori, per cui ci abbiamo il direttore commerciale, poi ci abbiamo anche quello che fa e-commerce e così via. Questo è un ecosistema orizzontale, potete immaginarlo come un modulo lunare su cui qualsiasi settore si può innestare. Attenzione però, la maturità del digitale è tale che non è solo più un tema di lucro cessante perché non riusciamo a fare export rapidamente come potremmo e dovremmo. Diventerà anche un tema di danno emergente, perché se veramente il mondo è diventato piatto, e lo è assolutamente diventato, quale che sia il settore in cui operate in questo momento, e qui bisogna ritrovare un po' di DNA eporediese o californiano, quale che sia il settore in cui operate, qualcuno all'interno di un garage sta pensando a come fare il 3.0 della vostra attività. Allora, o gli bruci il garage. Esatto. O ti metti... Allora, no, perché c'è anche... Ci saranno delle app, faremo delle app per individuare i garage da bruciare. Adesso dico una cosa anche sul garage di Bill Gates, perché è una di quelle cazzate incredibili che non ne posso più di sentire. Però, arrivo subito... Una cosa, ma voi vi immaginate se qualcuno vi chiedeste, ma lei ce l'ha l'elettricità? Lo chiami la neuro. Ecco, quando, e uno rispondesse, no, a me non interessa in questo momento. Ecco, il digitale è la stessa cosa, è come se qualcuno vi chiedesse, lei ha l'elettricità, fa l'imprenditore, ma adesso sto valutando se attaccarmi, agganciarmi alla rete Enel, va bene. Nel frattempo cosa continui? Con i mulini e il motore a scoppio. No, sul... E qui vengo un attimo alla politica per un secondo, sul il ruolo che ha la politica. Uno dice, beh, cosa c'è? Noi non facciamo altro che fare i facilitatori burocratici, onorevole, o detassare. Un po' poco e anche un po' svilente. Guardate, io invito tutti a leggere il libro della Margaret Mazzucato, e tu sai dove voglio arrivare. Perché una delle balle storiche, e il resto, cioè due balle storiche che mi mandano in bestia. Uno, che Hitler arrivò con l'inflazione, è una cazzata clamorosa. Weimar. Hitler arrivò dopo Weimar perché la Germania, quando iniziò il 29, cosa fece? Per non avere l'inflazione iniziò a aumentare i tassi di interesse e utilizzare la politica del rigore.
E arrivò Hitler, perché la disoccupazione aumentò e il Partito Nazionale Socialista dal 2% passò al 18%. Quindi l'idea che la Germania ha, che deve tenere sotto regola l'inflazione a costo di creare disoccupazione da milionaria e non far nulla per la crescita, perché sennò hanno paura che gli ritorni quello coi baffetti, è una cavolata bestiale, perché arrivò per la disoccupazione il nazismo, come abbiamo rischiato se si continuava con questa direttrice tedesca, con i vari movimenti spagnoli, greci e anche italiani. Seconda balla clamorosa e salto di 80 anni è che in America noi non avremmo mai potuto avere Bill Gates e i garage, perché qua i garage ce lo facevano chiudere perché non era in regola. Attenzione, ma Mazzucato ti dimostra che come in Israele, così come in California, senza gli investimenti miliardari del Ministero alla Difesa americano e israeliano, Bill Gates restava a farsi le canne nel garage, ok? Perché questa è una balla clamorosa. Dopodiché, quando tu sviluppi la rete con investimenti pubblici, perché qua ci siamo raccontati per 20 anni che il pubblico non doveva più fare niente, no, fai le infrastrutture appunto digitali con gli investimenti pubblici, poi la grande capacità di flessibilità e poca burocrazia americana ha permesso a Bill Gates nel garage di diciamo, sviluppare quello che ha sviluppato. Ma senza gli investimenti pubblici non parte un'industria, non riesce ad ammodernare un paese. Per questo non pensiamo che tutto debba essere fatto dal privato nel garage. Terzo e ultimo aspetto, scrivete nelle vostre fabbriche, per favore, nelle vostre imprese, nelle vostre società, a caratteri cubitali, chi fa sbaglia, ok? E mi ricollego a quello che ho detto, chi non fa non sbaglia. Ah, smettetela di pensare, io vedo anche mio figlio sbagliare, anche se sbaglia, torna a sbagliare, basta, si sbaglia per imparare. Questa cosa, questo marchio, questa lettera scarlatta che l'imprenditore vive quando ha un fallimento, è sbagliato, ma soprattutto con questo tipo di velocità dei processi, ma chi è il genio che li becca tutti? Ma su 20 ne mancherai 18 e poi 2 li imbrocchi. Viene un esempio, ma è un po' irriverente, cioè è un po' come rimorchiare, ecco, non ce lo facevano un dito. No, allora, non è che mi ha respinto, mi faccio frate trappista, ma no, ritenta. Prima o poi ce la farai anche tu, capito? Allora, dico, questa idea che il fallimento aziendale sia un marchio da cui non uscire più è esiziale. Se lo trasmettiamo ai figli, avranno sempre questo timore totale, culturale, psicologico di sbagliare, perché hai sbagliato, sei marchiato. Non si potrà mai beccare un processo così veloce senza fare degli errori. Vaccarano, però una cosa te la volevo chiedere. Sì. Dopo che hai fatto Sole 24 Ore e Corriere della Sera, giustamente sei scappato a Google e questo mi sembra ovvio. Però la differenza che tu hai visto, comunque con massimo rispetto sono due gruppi grandi in questo paese, sia Sole 24 Ore che la Rizzoli e Corriere della Sera, la differenza più grossa che hai visto nei processi interni di valutazione meritocratici è proprio... Tornando all'idea olivettiana delle idee che vengono dal basso, dell'orizzontalità delle idee della loro generazione. Ma io credo di poter dire, non solo perché sono qui o sei qui tu, che francamente invece il settore dei media italiani, ti sei dimenticato di citare l'Espresso, che cito con un certo trasporto, visto che è proprietario della Sentinella del Canavese, rispetto alla quale... mi esprimo positivamente. Che no? Uomo di marketing. Beh, io sono nato Ivrea. Sono nato Ivrea. Non la conoscevo io la Sentinella. Tu non lo sai, io sono nato Ivrea e quindi ho allora un abbonamento alla Sentinella del Canavese. Io credo che il settore dei media italiano invece è recuperato. Un articolo su Vaccarano sarà grande. Ho già un mezzo contatto con un vice direttore che invece dovevamo sentirci dopo. Allora, io credo che il tema dei vituperati media italiani sia un tema un po' esagerato, per cui non sta a me entrare nei meccanismi di governance più o meno efficienti, quindi se sia più efficiente un'associazione di imprenditori. Io ho contribuito, Italia su Est, Italia su Google. Io arrivo sullo specifico dei media. Secondo me i media italiani invece sono stati più o meno forzatamente costretti negli ultimi 10 anni ad affrontare una serie di severissime necessità di innovazione, che secondo me hanno interpretato anche con un certo coraggio, perché tu considera dal 2007 a oggi la quali quantità dei cambiamenti che ci sono stati nel mercato, delle risorse pubblicitarie, del modo con cui i consumatori hanno iniziato a utilizzare e approvvigionarsi in termini di fonti informative, no? Francamente il valore dei contenuti, il valore dell'informazione, della qualità, di qualità è rimasto, è cambiato moltissimo il processo con cui noi oggi... Certo. Ci informiamo. Quindi sicuramente la differenza tra Italia e aziende internazionali da certi punti di vista c'è, ma non è tutta necessariamente in positivo, non è tutta necessariamente in Blade Runner contrapposto a tardo medioevo, no? Direi tutt'altro.
Anzi, credo che spesso ci siano una serie di idee, lo si diceva prima, una serie di idee, di intuizioni e di punti di forza nel sistema dei media italiani, però, nella capacità di esportare contenuti. Scusami, chiudo solo dicendo, certamente la cosa che è cambiata e che è stato un tema strategico molto importante per questo settore, ricordo 10 anni fa quando ero in RCS, operavamo nel convincimento che si trattasse, nel caso dei media, di modelli di business locali. Tu avevi una fortissima protezione data dalla geografia. E se volevi crescere internazionalmente dovevi comprarti Flammarion in Francia, certo, piuttosto che più o meno controverse operazioni come Recoletos in Spagna. Se voi guardate 10 anni dopo, quello dei media è diventato uno dei settori più globali e trasversali che esistono. Pensate per esempio a tutti i player che producono video, cinema 2.0 di qualità e che oggi guardano a decine di milioni di abbonati assolutamente su scala globale. Cosa vieterà ad Amazon di entrare nel mondo della televisione e così via. Quindi, fatto il combinato disposto di crisi epocale molto significativa da Lehman in poi e totale disruption dei modelli di business che da locali sono diventati globali, io credo che i media italiani, pur con tutte le difficoltà e pur con tutte le ristrettezze che derivano da modelli di governance a volte un po' bizantini, se la siano cavata più che egregiamente. Sentinella del Canavese inclusa. Che domani ti sarà riconoscente, ma invece... Io vivo per questo, come tu sai. Giustamente, perché è local, è global, è local. Però mi riferivo più che altro ai modelli di governance, cioè, voglio dire, se tu devi raccontare a un tuo amico, guarda, dopo aver fatto grandi gruppi in Italia, lascia stare che fossero media, potevano essere anche moda, abbigliamento, cibo, la differenza vera, ti faccio un esempio, negli ospedali, per mia esperienza estera, non è vero che gli ospedali all'estero siano migliori di quelli italiani del centro-nord, sono figli di medici, una grandissima valle, quello che cambia però non è il livello dei medici o delle sale operatorie o delle degenze, cambia la reception, non sto scherzando. Cioè sono molto più organizzati nella parte amministrativa di accoglienza, per cui non hai gente che gira per i corridoi a chiedere medici, scusi dov'è, e tutto quello cambia. Allora delle volte il diavolo sta nei dettagli, non nella struttura, nel grosso investimento. Ecco, tu hai notato un diavolo che sta nei dettagli, cioè che poi in realtà la capacità americana non è di essere, o di una multinazionale di matrice americana, non è di essere chissà che un'astronave rispetto al resto, ma dei piccoli particolari che invece a noi frenano. Ma io credo, l'ho toccato prima come tema, credo di poter dare questa sintesi. Presi individualmente ce la giochiamo ai massimi livelli planetari. Guardate, insisto, essere italiani veramente ti dà la possibilità, se hai imparato a incarnare determinate caratteristiche del tuo tempo, di sedere su alcuni millenni di storia che su situazioni anche di discontinuità ti qualificano in termini di capacità di pensare l'innovazione, in termini di capacità di interpretare un ruolo anche quando i precedenti non sembrano scritti a qualche altro popolo. Dove di sicuro la matrice anglosassone genera un vantaggio competitivo importante nella capacità di fare sistema. Io credo che noi siamo straordinari presi individualmente e assai perfettibili presi collettivamente. Quindi la capacità di giocare in squadra delle volte. Sì, la capacità anche di rendere, come dire, in qualche modo eccellente, performante e meritocratica anche la normalità. Perché poi i grandi sistemi non hanno solo delle eccellenze, ma hanno anche tante forti e fondamentali normalità. Credo che negli altri paesi, insomma, questa normalità sia sempre e comunque, c'è un senso anche del proprio ruolo, anche quando non è decisivo, francamente interpretato con un senso di attaccamento ai colori, alla maglia, più elevato di quello che mi capita di osservare in Italia. Oh, io vado alla conclusione perché deformazione professionale al massimo rispetto dei tempi, però mi sembra, non dovrei dirlo io, dovete dirlo voi, che quello che stia uscendo è sì un elemento di critica, di pungolo, ma anche di ottimismo. Non vedo benissimo per via delle luci quanti giovani siano in sala, però non è un elemento deprimente quello che sta emergendo, è un elemento di stimolo e di rimboccarsi ulteriormente le maniche. Attenzione, più che rimboccarsi le maniche, agitare il cervello, perché a me questa cosa di rimboccarsi le maniche dà sempre un'idea di elemento rurale. Qui è proprio mettere in funzione bene il cervello e liberarsi, e vengo alla conclusione che vorrei fare a Marco Gai, liberarsi degli schemi. Dopo i 30 anni non si cambia più fisiologicamente, si cambia solo se lo vuoi, alcuni neanche prima, ma diciamo in generale, per cui o tu ti metti in testa di cambiare modello, ma non che mi dai ragione mentre parlo, poi torni nella tua azienda e rifai esattamente quello che hai fatto negli ultimi 5 anni, perché sennò poi non è la tavola rotonda che ti salva, è la tua testa che ti salva. Cioè avere un elemento di discontinuità vuol dire che ognuno di noi nel suo piccolo può pensare bene cosa faccio di nuovo che non si faceva prima, nei media, in redazione, quando vende la società, quando torni in impresa. Detto questo, attenzione anche agli elementi di forza.
A noi può sembrare naturale essere italiani, ma vi assicuro che non è naturale essere italiani, nel male ma anche nel bene. E quando io mi confronto con... hai delle rigidità, ma guardate la Volkswagen, ma voglio dire, ma se ci fosse stato un italiano a gestire quel merdone lì, mi passino temi del Signore, ma non sarebbero mai arrivati a quella roba lì. Ma lì solo un tedesco può infilarsi in un cul-de-sac in quel modo. Dopodiché, quando ti fini un cul-de-sac, per uscire ci vuole un sac de cul, e infatti siamo rimasti a punto di terra. Cioè, con quella capacità, un italiano l'avrebbe presa, ma nel board della Volkswagen avessero avuto due italiani, gli spiegavano che forse quella vicenda andava gestita un po' meglio, non in quel modo. Adesso sembrano battute, ma non sono battute. Quando tu hai un board che ha una capacità, un investimento gestionale, fa la differenza. Allora, Marco, su questo si tratta di riscoprire un po' di orgoglio senza pascersi però nel quanto si mangia bene in questo paese, quanto si vive bene in questo paese, e tornare a fare quello che si faceva prima, e così invece moriamo. Prego. Ma gli argomenti che sono emersi dal dibattito sono tantissimi, ma io parto proprio dal fondo, quindi dal capitale che abbiamo, dal capitale umano che abbiamo, e dal quello che viene spesso definito il genio italico, nei pro e nei contro. Io vedo più pro che contro, perché la capacità creativa, la capacità di adattarsi, la capacità di rispondere alle esigenze di mercato, siccome siamo imprese e imprenditori, in maniera laterale, quindi in maniera differente dai processi che fanno gli altri, secondo me è quello che ci rende vincenti. E nell'epoca della digitalizzazione, perché l'industria 4.0, che secondo me è già passata, perché è un dato di fatto che la tecnologia debba lavorare con la manifattura, ok? Ma nell'epoca della digitalizzazione questo è quello che fa la differenza rispetto a un mercato mondiale e a un mercato soprattutto locale. Vorrei chiudere e iniziare a chiudere con una riflessione rispetto poi al ruolo delle istituzioni e al ruolo dell'impresa nelle istituzioni. È emerso che c'è un disperato bisogno di politica industriale, è emerso dalla relazione di IGEA, ma emerge da quello che viviamo tutti i giorni. Noi qua siamo a interrogarci se sia meglio completare l'alta velocità in Italia o fare la banda larga o togliere la burocrazia o avere 8 aeroporti in una regione piuttosto che 2. Allora, queste sono scelte, mi dispiace dirlo con questa franchezza, ma sono scelte totalmente politiche. Allora, però, quando hai davanti l'impresa italiana che ti dice ho bisogno di efficienza, ho bisogno di meno burocrazia, ho bisogno di banda larga, tu non è che devi vedere se ti convenga fare un'operazione piuttosto che un'altra, te lo sta dicendo chi fa impresa in Italia e chi in Italia vuol continuare a fare impresa. Quindi è una scelta obbligata ed è una scelta sicuramente per alcuni versi impopolare, ma i governi devono fare scelte impopolari, le istituzioni devono avere il coraggio di farle mettendo a rischio le elezioni del periodo successivo, perché è da qui che si parte. Oggi siamo in una condizione, mi permetto di parlare per le imprese che rappresento sia da Presidente dei Giovani che da Vicepresidente, oggi siamo in una condizione strepitosa. Hai le imprese italiane che ti dicono dammi la possibilità di investire gli strumenti per competere, al resto ci penso io. Ma quando ti ricapita? Nel senso che una volta era dammi finanziamenti a pioggia, dammi le concessioni per 99 anni a un euro. Una volta era molto diverso. Oggi hai un panorama di imprese che ti dice mi fai lavorare normalmente. Sì, aggiungo una cosa su questo. Hai anche un panorama rispetto alla Confindustria, che conosco mai da 15 anni, in cui a mio avviso l'opinione pubblica, complice anche la crisi, è molto meno disposta a vedere la contrapposizione datore di lavoro o dipendente, nel senso che ormai l'opinione pubblica, più dei sindacati e di altre associazioni di categoria, ha capito benissimo che la contrapposizione, diciamo anni 70 per intenderci, anni 80, non c'è più. Questa crisi ha livellato talmente tanto famiglie di lavoratori e famiglie di imprenditori che la sensazione è passata anche nell'opinione pubblica, lo vediamo noi dai messaggi, non c'è più il padrone, c'è ancora qualche mona che mi scrive la radio dei padroni, ok, ma è rimasto solo lui. Perché l'idea che se tu fai partire e fai ripartire l'impresa, ne ho un beneficio io sul territorio, come indotto o come direttamente come dipendente, cioè il tasso di conflittualità sindacale, fate salvi chi vuole mantenerlo alto per esistere, si è ampiamente ridotto. T'ho interrotto e ti chiedo scusa. No, dicevo, quindi l'opportunità è veramente elevata, perché si è in un momento in cui dopo anni di crisi le aziende che ci sono e vogliono cavalcare questa ripartenza, ma essendo soli,
ti dicono mettimi in condizione per lavorare, se non dico di essere più bravi degli altri, ma se intorno a noi vediamo che la digitalizzazione è un dato di fatto, se le infrastrutture materiali sono un dato di fatto, se la burocrazia è un dato di fatto che viene abbassata e di conseguenza le tasse, non è che noi dobbiamo fare diverso, cioè io mi aspetto ancora più coraggio, ma non perché devo essere bastian contrario nel ruolo Confindustria, ma perché ne ho bisogno come impresa imprenditore e i miei colleghi vogliono solo avere la possibilità di andare avanti tirando la palla in avanti, dicendo anche altre due cose secondo me importanti. Sono state citate prima le banche, la finanza, in maniera secondo me molto corretta. C'è un discorso anche qua di ecosistema. Noi non possiamo continuare a pensare di utilizzare le banche per finanziare il circolante. Quindi questo è un problema alla morte. Abbiamo un indebitamento molto alto, ma detto questo, secondo me bisognerebbe iniziare a favorire in maniera responsabile il capitale di rischio e le quotazioni delle aziende. Capitale di rischio vuol dire che deve esserci un reale beneficio per chi ha dei capitali per rimetterli in azienda, che sia una start-up o una PMI, e questo deve esserci un'agevolazione. A Londra, giusto per non essere distanti da cosa dicevano prima, c'è l'85% di sgravio fiscale per chi investe in nuove tecnologie, l'85%. Con un patrimonio privato liquido in Italia di 2.000 miliardi sugli 8.000 che ci sono, 2.000 miliardi è il debito pubblico italiano. Se noi riuscissimo ad agevolare l'1% sarebbero 20 miliardi di euro buttati in innovazione e buttati nelle imprese. Questo si fa solo decontribuendo e avendo un'ottica che non sia io Stato incasso di meno nei prossimi 36 o 24 mesi, ma io Stato investo nei prossimi 24 mesi o 36 verso quello che può fare la differenza, che è l'industria. E quindi questo sarebbe già un grandissimo passo in avanti, ma anche per tutti quei ragazzi che aprono oggi un'attività, che si trovano ad andare in banca, che se non sanno che esiste la Cassa Depositi e Prestiti, gli chiedono firma di mamma, di papà, dei nonni, possibilmente una casa di proprietà. Qua l'impresa, se no non la faranno mai. Certo. E il compito di, ad esempio, di Confindustria è andargli a dire ma hai chiesto l'80% di garanzia della CDP e quando ti diranno che vogliono la garanzia dell'altro 20 gli devi dire di no? Ma questo è una questione di meccanica di sistema. Facendo così si va verso una trasformazione che secondo me è quella che noi possiamo fare, e dall'altra parte la quotazione in borsa. Lo dico in un consesso di imprenditori, c'è un mercato minore che si chiama AIM dove si possono quotare tutti. Alla borsa di Londra, ma non è che dico Londra sempre, ma perché è il caso più vicino che abbiamo, si quotano aziende con fatturato di 100.000 sterline. Ma questo vuol dire trasparenza di mercato, vuol dire mettere il 20%, il 30% della tua azienda con capitale fresco, e vuol dire accelerare, vuol dire far crescere le aziende. Che è complicato per imprenditori come siamo noi, imprenditori, padroni. Io mi metto per primo, che ho iniziato a fare impresa nel 2000, oggi mi propongono un cambiamento in azienda, io dico ho sempre fatto così e dovrei essere quello che è partito dopo, aperto al cambiamento. Ma in realtà quando ti costruisci l'azienda, poi tutto vuoi meno che il cambiamento, però bisogna iniziare forse a fare questi discorsi, ci va il coraggio della politica di affrontare questi argomenti scomodi e di tirarci avanti. E chiudo tornando all'export. All'export che quest'anno, se il trend viene rispettato, sarà il meglio di sempre, 419 miliardi. L'economia, i territori come questo che hanno questa capacità innovativa e di sguardo verso l'esterno incredibile, non possiamo non cavalcare questa opportunità, perché la forza dei territori, il genio italico, la nostra capacità di rispondere ai problemi sono quelli che ci fanno dire che non solo il mondo ha più voglia di Italia, ma noi imprenditori italiani abbiamo voglia di contare di più nel mondo, in un'Europa che ci deve sicuramente vedere come baricentro e come ponte verso il Mediterraneo, perché che sia il momento di una bella riscossa e di un bel riscatto è indubbio, e questo momento noi dobbiamo assolutamente coglierlo. Allora, su questo Maiorana voleva intervenire. Sì, volevo
Volevo dire un'ultima cosa importante secondo me, dunque è stato toccato, questi temi che sono stati toccati sono temi abbastanza esogeni, sono correttissimi, sono verissimi, parliamo sempre di mercato, nuove idee, sviluppo, accelerazioni, idee digitali, sono tutti temi corretti. Volevo sottolineare una cosa che era stata toccata prima, forse marginalmente ma che è fondamentale, il primo mercato commerciale noi lo notiamo all'interno delle proprie aziende, si è toccato prima il tema dell'efficientamento, ci sono dentro aziende che dicono di essersi efficientate dei margini mostruosi, noi vediamo aziende di 25 milioni di fatturato che in un anno recuperano non per i tagli ma per gli efficientamenti 4 milioni e mezzo, aziende con 90 dipendenti, noi dal 2007 gli italiani fanno parte della commissione di valutazione del Process Excellence che si fa tra l'Inghilterra e la Florida. In 7 anni io ne ho fatto parte, abbiamo valutato io personalmente 210 lavori delle migliori aziende, è una specie di premio Oscar dell'efficientamento dei processi, hanno partecipato il governo di Dubai, hanno partecipato gli aeroporti, hanno partecipato tantissimi aeroporti, non abbiamo mai visto in 8 anni un'azienda italiana partecipare a questi concorsi, eppure abbiamo raccolto un'esperienza di quasi 750 lavori, questo per dire che il primo, dentro le nostre aziende c'è un tesoro sommerso, quindi è un altro mercato, lo dobbiamo intendere come un altro mercato, invece culturalmente sul discorso dell'efficienza c'è sempre un atteggiamento quasi, per dire, arriviamo a una soglia quasi fisiologica, dopodiché non si può fare di più, in realtà ci sono dei margini mostruosi sull'efficientamento, sullo snellimento delle attività, anche di un 25, siamo arrivati a vedere nel manifatturiero 40% rispetto al valore del fatturato. Quindi volevo... No, grazie Mariana, anche se lei mi lascerà, visto che siamo alla fine, con il dubbio del perché abbiate scelto l'Italia, perché io questa cosa che nel board dice because I'm a romantic person, questa è una cosa da chiarire, noi abbiamo scelto l'Italia come una delle aziende, cioè il board più latino e via, quindi siamo molto presenti in Inghilterra, siamo molto presenti in Germania, siamo molto presenti in Olanda, in Polonia che ha ottenuto dei finanziamenti, siccome nel seiennio, forse è un termine bruttissimo, comunque nei 6 anni ha ottenuto dalla comunità europea dei fondi enormi, credo, non voglio usare, forse lei mi potrà correggere, mi pare che la Polonia abbia ottenuto 75 miliardi. Sì, sì, la Polonia è il paese che sta usando meglio i fondi europei. Stiamo avendo un questo boom. Spiega molto bene perché abbiate investito in Polonia, ma non mi chiarisce nulla del perché l'investimento in Italia. Ma lei continui, io posso sbagliare 20 volte la domanda, che devo chiudere. Però invece una cosa, volevo dire a quello che ricordava invece Marco Gai. Sì, qui è il compito della politica, guarda, io sono dell'idea, tanto chi ascolta Radio 24 lo sa, noi eravamo contro l'idea di abbassare IMU e TASI perché personalmente si pensava che fosse meglio abbassare IRPEF e IRAP, cioè chi il lavoro lo dà e chi il lavoro lo fa, e restiamo in questa idea, poi il governo fa quello che vuole, a Renzi nessuno gli deve spiegare la politica, però più anche la politica si convincerà che lavorare sulla contrapposizione lavoratori e datori di lavoro non ha più senso, non ha più senso per i soggetti interessati, non perché lo dica la Camus, lo dica Squint, e che veramente il paese a nostro avviso, per quello che vediamo modestamente, è molto più maturo di quanto non lo si descriva delle volte nel capire, pago l'IMU e la TASI, se però questo permette alla mia impresa di lavorare, a mio figlio di continuare a lavorare, io sono scontento di non pagare la TASI, questa, non lo dico senza populismo, non mi cambia niente, cioè, sei ricco, non lo so se sono ricco, ma non mi cambia niente, avrei preferito obiettivamente che un salario da 30.000 euro avesse un'aliquota fissa al 15, se proprio devo dirla tutta, se si riusciva a fare così. Però attenzione che il paese è molto più maturo su questo, nei territori, o li visito solo io, oppure è un elemento interessante nel capire quando l'IMU e la TASI la fai per motivi, diciamo, di carattere di consenso elettorale, o quando l'IRAP e l'IRPEF la riduci perché credi fortemente che lavoratori e imprese siano una cosa sola, e noi questo ci crediamo. Come si vede tutti i giorni. Detto questo, ringrazio Marco Gai da un lato, Fabrizio Maiorana, Ermanno Rondi e Fabio Vaccaronno. Chiedo alla direttrice se fate un applauso anche a lei, grazie, così. Presidente, visto che dobbiamo parlare del cambiamento, una donna la prossima volta, nel senso una, due, nel senso che il cambiamento passa anche dal rimescolamento, non è un'esigenza
mia personale privatistica, ma è proprio, ecco, come detto, ma non, va bene questo, però le ha chieste, devo dire anche imprenditrici, va bene? Lei le ha chieste e noi le abbiamo mandate. Anche imprenditrici, va bene. Un piccolo omaggio per ognuno di voi. Grazie. È un omaggio un po' particolare, grazie, fatto apposta, grazie, per voi, con una materia prima di un'azienda, grazie, che è anche qui presente in sala, canavesana, con un utilizzo molto particolare di un'altra azienda che lo usa come simbolo di non contraffazione e con un'idea un po' particolare di un comunicatore che lavora con noi. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie. Siamo quasi in chiusura, prima di lasciare poi una parte al gruppo giovani che voleva farvi un saluto. Vi vogliamo mandare due video. Il primo è un video che forse molti di voi avranno già visto, ma magari molti no. È un video che rappresenta benissimo il nostro paese, un video fatto, prodotto dal Ministero per lo Sviluppo Economico con l'ICE, che si chiama Italy, the Extraordinary Commonplace. Chiedo la cortesia alla regia di mandarlo. Grazie. E come detto all'inizio, il nostro presidente Giorgio Squinzi non ci ha potuti raggiungere. Vi ho annunciato che ci ha fatto arrivare un video venerdì scorso. Accidenti. E quindi vogliamo mandare il video del presidente Squinzi. Grazie.
Presidente, autorità, gentili ospiti, sono rammaricato di non essere lì con voi oggi, ma il cambio di orari del Presidente della Repubblica Mattarella all'Assemblea di Assolombarda non mi permette di assentarmi prima della conclusione della stessa. Voglio comunque esprimervi la mia vicinanza in un giorno di festa per il vostro territorio e fare i miei più sentiti auguri per i 70 anni di Confindustria Canavese. Oggi, insieme al Presidente Egea, avrei avuto modo di illustrarvi le priorità per le imprese e le principali azioni nelle quali è impegnata Confindustria. L'attuale quadro economico finalmente ci induce a un cauto ottimismo, che ha però bisogno di essere consolidato. Un contributo importante potrà sicuramente venire dal disegno di legge di stabilità, che può essere valutato positivamente, poiché contiene diversi interventi a favore delle imprese, in linea con le principali proposte presentate da Confindustria. È una manovra equilibrata, attenta sia alle esigenze del mondo produttivo, inteso in senso ampio, sia al mondo del lavoro e del sociale. Sul fronte del costo del lavoro, il Governo ha dato continuità all'azione già intrapresa l'anno scorso anno con la riforma del mercato del lavoro, l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, prorogando quest'ultime anche per le assunzioni che saranno effettuate nel 2016, e questo è un intervento positivo. Altrettanto positive sono le misure di detassazione del salario di produttività e quelle che faciliteranno i piani di welfare aziendali, molto richieste dal sistema. Entrambe sono positive e vanno nella direzione di incentivare in modo strutturale e non sperimentale la contrattazione di secondo livello e sostenere i lavori con attente politiche di conciliazione lavoro-famiglia, migliorandone il loro potere di acquisto. Su questo quadro sono stati innestati anche importanti misure per il rilancio degli investimenti privati attraverso i superammortamenti al 140%, i macchinari imbullonati che finalmente non saranno più inclusi nella rendita catastale e non pagheranno più IMU e TASI, la proroga dei bonus per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficienza energetica. Sono tutti interventi che miglioreranno la competitività delle imprese italiane, che Confindustria aveva sollecitato da tempo. In questo ambito delude il mancato rafforzamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo e ci auguriamo che le aperture manifestate dal Ministro Padoan nell'intervista rilasciata ieri al Sole 24 Ore possano presto essere colmate. Siccome per investire occorrono mezzi finanziari, abbiamo anche apprezzato l'intervento che come sistema ed io personalmente chiedevamo da anni, di poter recuperare celermente l'IVA dei crediti non riscossi a partire dall'avvio della procedura, senza attenderne l'infruttuosa conclusione. Accanto ad interventi orientati alla crescita, occorre però proseguire il percorso di riforme strutturali per modernizzare il Paese e creare un contesto a favore della competitività delle imprese. La pubblica amministrazione rappresenta ancora un freno più che un fattore di sviluppo. L'Italia è sistematicamente in posizioni arretrate nelle classifiche internazionali sul contesto amministrativo in cui operano le imprese. Questo riduce gli investimenti, non solo dall'estero, e la capacità del Paese di crescere. Sono convinto che liberare l'Italia dal piombo della burocrazia rappresenti la via maestra per riportare il Paese su un sentiero di sviluppo concreto. E per questo motivo apprezziamo la legge Madia, recentemente approvata dal Parlamento, che ha il merito di costruire un programma organico di riforma che incide sia sui profili dell'organizzazione della pubblica amministrazione sia su quelli dei procedimenti amministrativi. In particolare, i centri di interlocuzione vengono razionalizzati, le conferenze di servizi rese più fluide, le incertezze ridotte con il silenzio assenso e con i limiti temporali stringenti per l'autotutela. Il risultato dovrebbe essere un'amministrazione pubblica più rapida e prevedibile nelle decisioni, ma anche più snella grazie al taglio delle società partecipate e alla razionalizzazione degli uffici sul territorio. L'auspicio è che il Governo porti a compimento questa riforma con l'attuazione delle deleghe, restituendo finalmente alle imprese un'amministrazione al servizio della crescita e della competitività del Paese. Insomma, un paese normale. Le sfide che ci attendono sono ancora tante, ma oggi è un giorno di festa e quindi
i miei migliori auguri a Confindustria canadese e una buona assemblea a tutti voi. E buon lavoro a tutti voi. So che nel frattempo ci ha raggiunto anche la Regione Piemonte, ci sono assessori, consiglieri, direttori della Regione. Sto cercando Gianna Pentenero, l'assessore Pentenero, eccola qua, tra di noi. No, ti conviene passare di qua Gianna, perché lì non c'è la scaletta. So che mi tocca la parte brutta di dire stringiamo i tempi, ma ci teniamo al vostro saluto, grazie. Buonasera a tutti, porgo insieme il saluto del Presidente Sergio Chiamparino che mi ha pregato di estendere a tutti quanti voi anche il saluto della collega Giuseppina De Santi. So che ci sono anche dei consiglieri regionali ma non sono riuscita a vederli, quindi come dire un saluto collettivo da parte della Regione. E beh, 70 anni di storia, 70 anni di storia industriale, di grandi capacità e di un territorio che era sicuramente il punto di attenzione da parte di tutto il mondo. Oggi dobbiamo riacquistare questa forza, ovviamente in una dimensione diversa. Ci è stato rappresentato bene dagli interlocutori che abbiamo ascoltato durante la tavola rotonda. Dobbiamo riaccendere questa sfida, ma dobbiamo riaccendere in una dimensione che è assolutamente diversa. Recentemente in una inaugurazione di uno stabilimento ai confini con il canavese, un imprenditore francese che ha scelto di venire a investire nel nostro territorio, gli ho rivolto la domanda del perché avesse scelto il Piemonte, perché avesse scelto i nostri territori. Mi ha risposto perché in questi territori si sa fare industria. Credo che questo sia stato un bel messaggio, personalmente l'ho ritenuto un messaggio importante, e allora se questo messaggio è vero, e sono davvero sicura che sia vero, come Regione stiamo cercando di cogliere le sfide che prima ci sono state lanciate, perché l'istituzione non sia un peso, ma l'istituzione sia davvero lo strumento con il quale rilanciare e con il quale ripartire. Certamente sfide che si fanno insieme, sfide che si compiono insieme con un lavoro di squadra, con un processo anche di innovazione all'interno della formazione. Il capitale umano è stato ricordato più volte, abbiamo davanti a noi nuove imprese, nuove attività che le nuove leggi ci hanno dato, se pensiamo al Job Act, se pensiamo alla buona scuola, il tema dell'alternanza scuola-lavoro e quindi dell'importanza del far crescere i nostri ragazzi con la cultura del lavoro. Credo davvero che in voi possano trovare gli interlocutori principali. Ma, dicevo, insieme stiamo cercando di accettare le sfide che ci sono state poste. Abbiamo anche una dotazione di risorse importante, che sono i fondi comunitari, e con i quali ci stiamo davvero cimentando insieme, ci stiamo cimentando, cercando di far sì che ci sia sinergia con tutti i fondi, il far lavorare insieme il FESR e l'FSE con gli altri fondi che noi abbiamo a disposizione è sicuramente la linea giusta. Ma, come è stato già ricordato, questo è un momento certamente per fare il punto della situazione, ma è anche un momento di festa. E quindi auguri a Confindustria Canavese, auguri a tutti quanti noi, perché questo luogo possa diventare davvero il luogo di crescita, il luogo di speranza per i nostri territori. Grazie. Grazie, Assessore Pentenero, grazie anche per la brevità del saluto. Adesso siamo pronti a premiare le aziende storiche, le aziende che hanno fondato questa Confindustria 70 anni fa e che ancora oggi sono qui con noi, sono ancora aderenti a Confindustria e soprattutto sono aziende molto sane che producono. Quindi chiamo il mio presidente e chiamo sul palco i past president di Confindustria Canavese, ovviamente, Piero Getto, Tiziano Ianni, Giambattista Giudici, Mario Gagliardo, Giovanni Trione e Piero Pomella, per dare il via alla premiazione alle aziende. Prego, mettetevi in centro, che così chiamiamo sulle aziende. La prima azienda a cui chiediamo di salire qui sul palco è l'azienda AEG, l'azienda Energia e Gas. Credo venga a ritirare il premio il suo presidente, Andrea Ardissone. Prego. Lo dai a lui? Grazie. Ciao Andrea.
Chiamiamo adesso Virgilio Baro, che prende la nostra targa come Baro Germano e figli. Non ce l'abbiamo. Ah, eccolo. Mi scusi. Tra l'altro, come forse avrete letto sulla nostra guida all'evento, questo omaggio è stato realizzato dai ragazzi e dei professori del Fab Lab di Valperga del CIAC. È un po' particolare. Dallo al presidente. La signora Patrizia Mattioda per l'azienda Mattioda Pierino e figli, S.P.A. Signor Umberto Cleppo per l'azienda Omo, Officine Meccanico Cleppo. Scusate, io vi cerco qua. Per l'azienda Olivetti, credo, così mi hanno comunicato, che c'è il dottor Fabrizio Grattarola. Buonasera. Chiamo sul palco il signor Vittorio Venco per l'azienda Pont Four. Buonasera. Dov'è Augusto? Augusto Geminiani per l'azienda Sinterloy. Ah no, Augusto, è vero, tu sali dopo. Guardavo il tuo babbo, scusami. Sempre un Geminiani era, però. Il dottor Daniele Maglione, dell'azienda Zanzi. E ci sarebbe anche l'azienda Grafiche Giglio Tos, però si scusano, questa sera non sono potuti venire, quindi evitiamo di prenderlo, di darlo a qualcun altro. Buonasera. Lasciamo il palco per una foto con tutti i past president, con le aziende. Grazie mille. Vi chiedo di verificare che sia quella corretta, perché le scritte sono molto piccole, casomai qua sotto ci sono delle scatole dove riporle. Sì, grazie. Vi faccio ritornare al posto. Grazie mille.
la sfilata dei past president. Signori. Tu scendi, presidente. Vai. No. Presidente Lorenzi, si prepari, che fra un po' tocca a lei. Mandiamo prima un ultimo video, qui così facciamo il momento finale prima di lasciare la parola al Presidente Lorenzi del Gruppo Giovani Imprenditori. Chiedo sempre alla regia di mandare il video e di abbassare le luci. Grazie. Si chiama Programma 101, è il primo personal computer al mondo, è stato realizzato dalla Olivetti e presentato ufficialmente nel 1965 alla Fiera di Roma. Mai prima di allora si era visto qualcosa con la stessa potenza di calcolo sopra un tavolino, dotato di tastiera, programmato. La nuova ICO. Questo è un luogo che ha ospitato ieri un'attività industriale proiettata nel futuro. Oggi un'attività direzionale ad alto contenuto tecnologico. Da sempre la nuova ICO ospita l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. La nostra missione è fare in modo che questa tradizione continui. Il nostro impegno è volto a creare le condizioni tecniche e logistiche grazie alle quali la nuova ICO possa diventare spazio per nuove idee e nuovi motori imprenditoriali. Un immobile al centro di Ivrea, vicino alla stazione, a due passi da Milano e da Torino, sulla strada per la Francia. Siamo pronti ad assecondare le esigenze del tessuto imprenditoriale, sia locale che internazionale, per dare nuovi spazi a nuove idee. Prima sede della nuova ICO di Ivrea, ancora oggi al vertice delle sue filiali dislocate in tutto il mondo. Lì vide la luce un progetto innovativo che avrebbe poi lasciato un segno indelebile nella storia dell'imprenditoria. Bene, vedo che Lucia Lorenzi è pronta a salire sul palco, un po' la conosco, mi sa che sarà emozionata, quindi un grande applauso Lucia. Buonasera a tutti. Intanto Cristina mi ha chiamata la presidente, ma si è sbagliata perché io ormai sono una ex presidente da circa 4 ore, past president come si usa dire in Confindustria. Infatti poco prima di questo convegno abbiamo avuto la nostra assemblea elettiva del gruppo Giovani Imprenditori del Canavese e abbiamo appena eletto il prossimo presidente che vi presenterò tra qualche minuto. Volevo innanzitutto ringraziare tutti i miei colleghi del gruppo Giovani Imprenditori del Canavese con i quali abbiamo passato tanti momenti di lavoro ma anche di divertimento. Siamo veramente stati bene insieme, è stata un'esperienza di grande arricchimento per me.
Volevo ringraziare i miei colleghi delle altre territoriali del Piemonte e della Valle d'Aosta che mi hanno fatto veramente piacere venire qua oggi a dedicare qualche ora a farci un saluto. Ringrazio di cuore il nostro presidente nazionale Marco Gai che ha fatto un preziosi interventi nella tavola rotonda e che tra poco richiamerò sul palco per aiutarmi. Potrei farvi l'elenco delle numerose attività e progetti che abbiamo fatto in questi anni, ma è tardissimo, non è la nostra assemblea è già stata a maggio e chi c'era ha potuto sentire quanto lavoro abbiamo fatto. Oggi è la nostra festa, è una data importante, sono i 40 anni della fondazione del gruppo Giovani Imprenditori del Canavese e quindi cerchiamo di essere un pochino più vivaci. Volevo però sottolineare quello che credo sia il più importante risultato di questi 3 anni di attività e per farlo mi riallaccio a una cosa che è successa ormai quasi 3 anni fa. 3 anni fa come gruppo Giovani Imprenditori del Canavese abbiamo organizzato un convegno nell'ambito del progetto Strategie per il Canavese. Il titolo del convegno era Che cosa sarà? Scenari possibili di sviluppo per il futuro del nostro territorio. E l'obiettivo del convegno era quello di presentare i risultati di una serie di interviste svolte dal Consorzio Aster di Aldo Bonomi con soggetti del nostro territorio a tutti i livelli, quindi imprenditori, grandi, medi e piccoli, enti locali di vari livelli, associazioni di categoria, scuole, società civile, insomma un po' tutti quelli che potevano essere soggetti interessati a dire qualcosa sul nostro canavese. Ecco, tra i vari elementi di criticità, ma anche leve su cui poter puntare per come dire, ripartire, per ridare slancio a questo territorio, era stato sollevato da molte parti il tema del ricambio generazionale, che ovviamente a noi come gruppo Giovani Imprenditori è interessato molto. Vi leggo un brevissimo passaggio di quella che è stata proprio la relazione del Consorzio Aster all'epoca su questo tema. La classe dirigente storica, tuttora alla guida di gran parte delle organizzazioni pubbliche e private del territorio, è considerata nel medesimo tempo depositaria di competenze, culture e saperi civici di grande valore, ma anche ostacolo ai processi di rinnovamento che oggi richiederebbero attitudini e processi decisionali differenti. La continuità dei gruppi dirigenti locali negli anni passati potrebbe anche essere stata indirettamente causa di fenomeni di exit da parte della generazione dei 30-40enni che avrebbero trovato di fronte canali di mobilità relativamente bloccati. E adesso vi leggo invece un estratto delle nostre tesi come gruppo Giovani Imprenditori che abbiamo portato avanti in quel convegno. Noi del gruppo Giovani Imprenditori vorremmo che il territorio lasciasse emergere queste energie nuove e ci considerasse un interlocutore credibile con cui confrontarsi per fare delle cose concrete. Stiamo parlando non di uno scontro tra generazioni, ma di un patto tra le generazioni. Non cerchiamo visibilità, ma spazio per agire. Non ci interessa fare carriera o ottenere prestigio personale, ma mettere le nostre energie a disposizione del territorio in cui viviamo e operiamo. Ecco, io credo che un pochettino la nostra parte in questo contesto l'abbiamo fatta. Ovviamente quando si parla di ricambio generazionale, ognuno di noi deve iniziare a farlo guardando al proprio interno. E noi come Confindustria ci siamo guardati dentro, noi come gruppo giovani riteniamo di essere stati pungolo e stimolo nell'ambito della nostra Confindustria canadese per un processo di autoanalisi che ci ha visti interrogarci e guardarci dentro a tanti livelli per identificare i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza, a partire dal bilancio, dalle risorse umane impiegate in Confindustria, al nostro modo di organizzare e gestire i servizi che eroghiamo alle nostre aziende associate, al nostro modo di rapportarci con il territorio e con gli altri soggetti del territorio, al tema della comunicazione verso l'esterno e verso l'interno. È stato fatto un grandissimo lavoro, ovviamente guidato dal nostro presidente Fabrizio Gea, ma con il supporto di tutti i gruppi, anche il Comitato Piccola Industria, che cito e saluto Gisella, che mi ha fatto molta compagnia in questi anni,
e naturalmente con il nostro supporto in qualità di gruppo giovani imprenditori. Ecco, questo lavoro di autoanalisi sta portando, a mio parere, a un momento di grande cambiamento. C'è fermento, si sente un momento di rinnovamento nell'ambito della nostra Confindustria e mi piace pensare che questo è anche un po' grazie a noi. Quindi per me questa è forse una delle principali eredità che credo di poter lasciare al prossimo presidente del gruppo Giovani Imprenditori, Claudio Ferrero, che chiamo con me sul palco. E ringrazio ancora tutti voi per essere venuti a festeggiare con noi questo quarantennio. Passo la parola a Claudio. Mamma mia, è emozionante essere presentato di fronte a una platea di questo tipo, di questo prestigio. È terrorizzante perché questo qua è anche il mio battesimo del microfono, quindi mi perdonerete se magari... Niente. Hai imparato benissimo, hai fatto un figurone, quindi non preoccuparti. Invece ringrazio tantissimo Lucia perché sono stato vicepresidente nel suo triennio ed è stata una grandissima esperienza. Mi ha aiutato tantissimo e mi ha insegnato un sacco di cose. La mia ambizione è almeno di riuscire a eguagliare l'impegno e la profusione che ha dato a tutto il gruppo e a tutti gli innumerevoli progetti che abbiamo portato avanti e che lei in modo particolare ha stimolato e ha lottato per riuscire a portare a termine. Mi presento per i molti che probabilmente non mi conoscono ancora. Io sono la quinta generazione di mugnai della famiglia Enrici. Noi siamo da 100 anni più o meno presenti in Canavese. Abbiamo l'ultima nostra sede e l'attuale sede è ad Azeglio e quindi insomma io non sono nient'altro che il frutto effettivamente di una lunga schiera di imprenditori che hanno sempre creduto e lavorato su questo territorio. E anch'io naturalmente non starò, visti i tempi ristrettissimi che ci sono, non starò a fare commenti particolari, a fare programmi, a citare quello che vogliamo fare. I ragazzi che sono come nel gruppo e le mie vicepresidenti e le mie consigliere, tutte donne, sono molto felice perché sono state scelte accuratamente. E se devo dire, no, non perché sono donne di sicuro, perché sono brave e se lo meritano e hanno dimostrato impegno. Vorrei riprendere una piccola... è stato presentato in occasione del 25esimo anniversario della fondazione del nostro gruppo giovani, è stato presentato un libretto dai nostri colleghi, past president, esatto, che è esattamente questo che ho in mano, che probabilmente qualcuno si ricorderà. Su questo libretto, il prologo di questo libretto è molto interessante, c'è una citazione un pochettino lunga che ho accorciato e ho preso le parti principali di Douglas MacArthur che cita queste parole. La giovinezza non è un periodo della vita, ma un atteggiamento della mente, è un'espressione della volontà, del potere dell'immaginazione e dei sentimenti. Non invecchiamo perché abbiamo vissuto un certo numero di anni, invecchiamo se rinunciamo ai nostri ideali. Se un giorno il vostro cuore fosse roso dal pessimismo, dal cinismo e dall'opportunismo, possa Dio avere misericordia della vostra anima, l'anima di un vecchio. Secondo me sono parole che hanno guidato un pochettino tutto il percorso di questi 40 anni il gruppo giovani, sicuramente sono parole che guideranno anche il mio triennio di presidenza e credo anche la mia grandissima squadra, perché io non so ancora se sarà grandissima, ma me lo sento dentro. Continueremo ad essere la spinta innovativa della nostra Confindustria come lo siamo stati fino ad oggi, quindi in assoluta continuità, l'anima della Confindustria di domani che stimola a rimanere giovani dentro chi è stato prima di noi l'anima della Confindustria di oggi. E ora direi che possiamo chiamare i giovani dentro che hanno fondato il gruppo Giovani Imprenditori 40 anni fa.
Chiamiamo anche ad aiutarci nella premiazione il presidente Marco Gai e il presidente Simone Ghiazza, il presidente del gruppo Giovani Piemonte. Bene, pronto? I premi per le aziende fondatrici, chiamiamo Carlotta Borga invece di Carla, per la Fassi Industriale S.p.A. Forse è la prima donna che ha fatto parte del gruppo giovane. Sì, questa è giovane anche fuori, non solo dentro. Io ritiro questo premio al posto di Carla Borga. E anche una mia consigliera. Chiamiamo Alberto Getto a ritirare il premio per la ICAS S.p.A. Bravo Alberto, anche questo è un giovane dentro e fuori. Terzo premiato Umberto Cleppo per la Home Officine Meccaniche, pluripremiato direi. Incredibilmente operativo, fondatore di Confindustria e del gruppo Giovani, quindi un doppio complimento. Giuseppe Gemignani per la Sinterloi SRL. Che giustamente non ha ritirato il premio per la fondazione, ma viene a ritirare quello per il gruppo Giovani. Un vero giovane dentro. Io ringrazio tutti, specialmente i giovani, con i quali mi trovo sempre bene e in questo momento mi sento veramente giovane. Grazie. Monica Vittone, per Vittone SRL. Grazie. Chiamerei quindi, abbiamo terminato la premiazione nelle nostre aziende fondatrici, chiamerei quindi la nostra super direttrice Cristina, che sta chiacchierando palesemente dietro. Posso? Io volevo fare ancora un ringraziamento, sì, il pomeriggio è terminato, siamo andati un pochettino lunghi, ormai è arrivata sera. Volevo ringraziare tutte le aziende canavesane perché hanno partecipato soprattutto nelle scorse settimane portandoci tantissimi loro manufatti, c'è una mostra qui fuori adibita proprio alle nostre imprese. Volevo ringraziare tutte le aziende, adesso dovete abbassarvi tutti, sto scherzando, che hanno sponsorizzato questa iniziativa. Un grazie particolare al nostro sponsor principale, di cui abbiamo mandato il video prima, che è il fondo gestore di Nuova ICO, che è proprio un nuovo progetto industriale
con un grande punto interrogativo su quello che potrebbe essere in futuro, che è la Service Investment Management e Service Asset Management. E poi, scusatemi, ma io devo ringraziare di cuore i miei colleghi Alessandra e Paola in modo particolare, che in queste settimane hanno dato tutto quello che potevano dare per l'organizzazione della serata. Grazie. Marella, hai consegnato i premi a tutti, in rappresentanza di tutti i ragazzi dell'Istituto Cena e del CIA che ci hanno aiutati in questa serata. Io ti do, e poi daremo a tutti i tuoi compagni, un piccolo omaggio e una nostra pergamena. Brava. Signori, l'aperitivo è pronto già da un po', vi chiediamo di accomodarvi tutti quanti nella zona dell'aperitivo e buona serata, adesso finalmente anch'io mi posso rilassare. Can they be that close? Just let me stay for